No, io sono Martina, innanzitutto Martina Leo, lui è Giuseppe Di Viesto, insieme siamo Xfoto, l'associazione fotografica che ha sede qui all'interno dell'Exfada. Una breve vi racconto la piccola storia dell'Exfada in modo che chi non c'è mai stato può farsi un'idea. Questo è un vecchio stabilimento enologico dei primi del Novecento, di proprietà identice di Frasto, la famiglia nobile di San Vito dei Normanni. Poi è passato di proprietà al comune, è stato abbandonato per più di 40 anni, poi è arrivato il bando di bollenti spiriti, laboratori urbani, che dice ai comuni pugliesi: segnalateci una struttura di vostra proprietà in stato di abbandono, in disuso, noi la recuperiamo e diamo la possibilità di fare un bando comunale per la gestione. Questo è successo 4 anni fa. In questi 4 anni molte cose sono successe, l'ultimo anno è stato quello più importante per questo posto. Abbiamo fatto un cantiere di autocostruzione che è durato 2 mesi, tutto quello che vedete intorno a voi, anche questo perché è frutto di una ricerca di materiali di recupero. Questo è il parquet della Fiera del Levante che doveva essere buttato, noi siamo andati, l'abbiamo preso e ne abbiamo fatto quello che vedete. Stessa cosa per la moquette che non so se avete visto sullo spazio con il mandala. Beh, insomma, poi vedrete dopo il seminario magari. La goccia stessa, che è il simbolo dell'Exfad, è fatta con legno di recupero e tessuti anche questi di recupero. Le torri sono di De Lucchi, architetto, e le preparate per allestire una mostra a Gravina di Puglia, una mostra dobbiamo che si chiama Superurbano, non so se conoscete, e poi dovevano disallestirla, noi siamo andati, l'abbiamo presa e ne abbiamo fatto uno degli spazi espositivi permanenti all'interno dello spazio. Bene, questo è più o meno quello che è l'Exfad, è un posto aperto, chiunque abbia voglia di farci delle proposte, gli spazi sono di tutti, per scelta non abbiamo tariffe da proporre a nessuno, quindi chiunque voglia partecipare in qualche modo ne parliamo e si fa. Niente, oggi è il primo giorno del festival, ieri l'abbiamo inaugurato, oggi iniziano le attività. Il primo seminario è quello che state per seguire con Augusto Pieroni, in giro per lo spazio e anche al bar e anche in questo formato trovate i programmi. In contemporanea al seminario c'è Roberto Tomesani, presidente della Tao Visual, a disposizione per consigli e consulenze. Tra un po' andrà sulla goccia, lo trovate lì. E niente, vi auguro un buon seminario. Lascio la parola a Augusto e buona giornata. Buongiorno, dicevamo, quando la fotografia vuole comunicare ha moltissimi strumenti per farlo, che non dipendono esclusivamente, anzi forse non dipendono quasi neanche da ciò che siete andati a vedere, da come si era disposto di fronte a voi o dai famosi momenti magici, per parafrasare, diciamo così, questo luogo comune cartier-bressoniano, ma dipende dalle enormi possibilità di scelta che ha l'autore. Faccio questa premessa e la finisco subito, perché sennò sembra una cosa totalmente e terribilmente teorica, perché c'è anche una grossa tradizione legata al pensiero di gente come Roland Barthes, Michel Foucault, che negli anni 60 si sono dedicati moltissimo a spostare l'attenzione dall'autore ai pubblici, per cui a tutti quelli che ricevono e ricevendo le immagini fanno partire un film, ognuno il proprio, che è in qualche modo uno dei vari possibili scenari di significatività dell'immagine, no? Ed è vero, è stato molto utile perché lì all'epoca vigeva un primato dell'autore, cioè l'autore era il Michelangelo della situazione, del quale noi eravamo, come pubblici, incapaci di cogliere la grandezza. Ribaltando politicamente, era una questione politica all'epoca, la situazione, si diceva, beh no, a noi dell'autore interessa il giusto, cioè niente in quel momento, e ci interessa chi vede, chi guarda, eccetera. Poi c'è stato, insomma, un po' per semplificare e soprattutto per banalizzare, c'è stato un po' un gioco di riequilibrio e ad oggi, secondo me, va bene che ci si prenda la responsabilità di essere autori. Cioè non basta mettersi lì e declinare dove si era,
cosa si è visto e con quale strumentazione. Perché le persone che fanno immagine sono sempre di più, sono tante, e i linguaggi si mescolano, si confondono, e i cosa e i come sono sempre più massificati, globalizzati, mentre i perché stanno chiusi nello scrigno di ognuno di voi, di ognuno di noi. Io posso fare la presentazione uguale a quella di un altro, ma ho i miei motivi per farla, per cui probabilmente a parità, no, al netto della presentazione, poi io ho i miei motivi che mi contraddistinguono. Fare un discorso sul portfolio è un discorso, è una cosa abbastanza complessa. Perciò io uso magari uno strumento che mi può essere utile anche per dei workshop anche di vari giorni, per cui sintetizzerò un po' qua e là. Eravamo rimasti d'accordo che qualcuno portava del lavoro? Non... Ah, era una cosa che mi sembrava che qualcuno avesse detto no, perché i partecipanti potrebbero avere del lavoro con sé da vedere. Qualcuno ha qualcosa? Ah, perché no? Ce n'è solo uno? Non posso crederci. Abbiate coraggio. Non è una valutazione, cioè non, nessuno può mai... La finta di essere mazzolato. Da chi? Tra di voi. Quando uno sta lì per capire, ha già, come dire, bagnato le polveri dell'aggressività. Questa è una delle cose collegate al portfolio. Abituatevi a farvi il maggior numero possibile di letture di portfolio. Fatevi leggere i portfolio. Fatevelo leggere da persone molto diverse tra loro, perché questo è possibile e perché ogni sguardo tirerà fuori qualcosa del lavoro e spegnerà la luce su alcune cose che, per esempio, per voi sono fondamentali. E vedendo che tipo di reazione suscita in persone che hanno visto tanto, di tipo fotografico e non, e vi potrete dare da soli un voto, perché non dipenderà più dal voto che vi dà una persona, che a quel punto è come nella statistica, no? Se c'è un solo voto non è come su TripAdvisor, no, cioè il ristorante, 5 palle, chi l'ha messo? Il proprietario, beh ok, è uno solo. 6.200 valutazioni, 4 palle e mezza, vado a mangiarci, no, subito. Più letture fate, più avete le palle, scusate. Quindi il problema è anche mettere all'incontro il vostro materiale, cioè fare in modo che possa essere letto. Se chi legge è aggressivo, ok, mezza giornata di decompressione ed è dietro le spalle. Se è collaborativo, tanto meglio. Potreste anche avere un rapporto di amicizia o di lavoro che è nato lì, sul tavolino della lettura. Ma in ogni caso avete un materiale di lavoro in più su di voi, che in realtà è anche un identificativo forte di chi avevate davanti, perché è sempre comunque uno sguardo autobiografico. Se non ci sono materiali, questo tavolo sembra essere veramente una specie di metafora dello spazio che non stiamo occupando, e questo non va bene. Perciò, se avete, diciamo così, poco coraggio, è completamente inutile, diciamo così, nascondersi, tiratelo fuori, non ci saranno dolori, niente del genere. Facciamo una cosa. Rompiamo un attimo il ghiaccio e andiamo un pochino avanti con quello che invece è un discorso così, più teorico. Leggendo i portfolio emerge chiaramente che quando ti metti di fronte a un lavoro, te lo chiederò tra un po', grazie, perfetto, che quando ti metti di fronte a un lavoro hai una serie di possibilità. Il fatto è che non ci si mette di fronte il lettore di portfolio, vi ci mettete voi stessi prima ancora di chiunque altro.
Quindi materiale alla mano, una cosa che si può voler valutare è questa serie di variabili. Ci leggete da lì, perché non è... l'ho fatta per normodotati, ma per delle distanze un pochino meno... No? Vabbè. Innanzitutto, scusate la domanda, il portfolio esiste in natura? Stupidaggine. C'è una pianta del portfolio? Si coltivano portfolio? O si allevano portfolio? Forse si allevano. No. Per cui un portfolio, cioè molti dicono, ma come si fa? Che ne so? Cioè, nel senso, dipende pure da cos'è che intendiamo per portfolio e a che ci serve. A volte è poco più che un book. A volte è un... è una cosa abbastanza complessa che ricomprende anche cose che noi tenderemmo a non includerci, a non includervi. L'accezione angloamericana usa il termine portfolio proprio per intendere che dentro c'è più o meno tutto ciò che vi riguarda professionalmente, incluso un curriculum, il rimando a un sito, il book col vostro lavoro e tutta un'altra serie di ammennicoli che tendenzialmente non immaginate collegati al lavoro autoriale. Esistono letture di portfolio che hanno degli intenti cioè che finiscono con un premio, con una mostra offerta, con una gara, con... spesso e volentieri c'è questo. Esistono moltissimi modi di approcciarla e quindi anche molti modi di presentarlo. È un po' come il curriculum, no? Si fanno addirittura degli interi seminari per spiegare come si scrive il proprio curriculum. Come si scrive? Ci sono delle regole, ma soprattutto come si presenta il proprio curriculum? Mettiamo che io abbia fatto una vita, abbia come tanti di noi, una vita con molte teste, con molti momenti. Quando vado a cercare un lavoro e presento il mio curriculum, alcuni di questi momenti potrebbe essere bene rimuoverli, nonostante siano stati un'esperienza importante per me. Allora, se io vado oggi a chiedere un lavoro editoriale a qualcuno collegato col sindaco di Roma, ometto di aver lavorato per Liberazione, ok? Lo levo. Per anni, però vabbè, ho imparato anche parecchie cose, per cui anche nel presentare un book, che è una forma ancora non molto orientata di portfolio, si potrebbe non voler scegliere solo le migliori, ma anche magari quelle che hanno un orientamento specifico in base a chi stiamo contattando. Non voglio essere molto lungo su questo, però normalmente qui si fanno le più grandi fesserie. Molto spesso c'è una carenza di autoanalisi, cioè ci si guarda pensando di essere una cosa, poi ci si propone come questa cosa che ci si è creduti di essere, mentre ci si era completamente dimenticati che si poteva essere anche qualcos'altro e che avremmo potuto avere successo in quel caso. Mi spiego, in alcune valutazioni professionali, le valutazioni per il QIP, Orvieto Fotografia, passavano delle immagini che erano magari degli strepitosi ritratti, che nella categoria ritratto l'autore avrebbe avuto sicuramente buon gioco a presentarli, avrebbe avuto sicuramente un riconoscimento. Ma siccome erano stati fatti, che ne so, in Birmania piuttosto che a Kathmandu, erano stati passati nella categoria reportage. E come reportage facevano schifo. Grazie, arrivederci. Allora, il punto è, o tu stesso hai degli strumenti da paura, ma se hai degli strumenti da paura, c'è un po' un cane che si morde la coda, oppure ti fai aiutare da chi ha uno sguardo diverso dal tuo, potenzialmente anche più complesso, e però comunque diverso, e ti fai dire... che ci vedi, che c'è, questa è buona per questo motivo, per quest'altro motivo, secondo me questo è un ottimo ritratto, ma nel reportage non lo so, è debole.
Però il problema è l'autoproiezione, cioè come mi racconto a me stesso, e lì sono seri problemi, e lì io non posso fare niente, ci vuole un bravo terapeuta. Non... Allora, andiamo per gradi. Temi. È chiaro che quando arriva un portfolio, io mi devo rendere conto di che parla, perché non sto guardando una lettura di portfolio... di livello elevato, perché per esempio la Royal Photographic Society ha una serie di livelli per diversi gradi di affiliazione all'ente, e al primo livello devi solo far vedere che sai fare tecnicamente il fotografo, al secondo che sai mettere insieme un lavoro, al terzo devi far vedere qual è il tuo punto, qual è il tuo demone, qual è la tua luce, no? E il tuo linguaggio. Per cui è chiaro che a quell'ultimo livello io voglio sapere non soltanto di che parla, ma che taglio gli hai dato. A quel punto io potrei ricordarmi, o chi ti guarda, chi ti legge il portfolio potrebbe ricordarsi di te, non tanto perché sei un manico della fotografia, ma perché sei quello che ha quel piccolo baco nella testa, quel vermicello, quel tarlo che gli fa fare quelle foto lì, quella roba lì. E o sei tu, ma se cerchi l'omologazione, chiunque vada a cercare un numero in agenda è probabile che debba scegliere tra vari e il tuo va così, a ballottaggio. Invece se sei tu, può darsi che interessi meno gente, ma chi si ricorda di te si ricorda solo ed esclusivamente di te. Il tema, i temi, cioè gli argomenti e il taglio che si dà a questi argomenti sono fondamentali. Perché è chiaro che se stiamo sui cieli, sui tramonti, i prati, i bambini, può starci se il taglio è interessante. Se il soggetto è particolarissimo, il taglio è plain, semplicissimo, ordinario, quindi ci vuole un argomento e un taglio, secondo me. Poi c'è anche una questione tecnica, c'è un'efficacia tecnico-operativa. No, cioè il vorrei ma non posso, tecnicamente, è la gomma bucata di una Ferrari, no? Perché, insomma, hai un'ottima idea, una situazione fantastica, un'entratura, che ne so, e non te regge la pompa, come si dice, non c'è la fotografia, non dal punto di vista strettamente tecnicistico, però la tecnica gestita. Quella è abbastanza importante, perché guardate che io, se posso dire, il mio contributo viene da uno che non fa il fotografo, ma viene dal mondo delle arti visive. E quando hai a che fare con l'arte, hai a che fare con un sistema che non ha più regole. Non le ha più perché ha scelto di non averle, perché ha scelto di distruggerle, di bruciarle. La storia del Novecento è fatta di ponti bruciati. Però la fotografia in questo senso è molto più interessante, perché è ancora una professione, l'arte no. La fotografia è ancora un lavoro, ha ancora dei livelli tecnici che si possono valutare, in arte no. Ma non perché non conti la bravura in arte, ma perché non è più collegata al mestiere, come lo era molto tempo fa. In questo senso la fotografia è una specie di fossile vivente, fa un po' quello che faceva l'arte ai tempi, insomma, del tardo medioevo, rinascimento. Per cui si può valutare l'efficacia del trattamento tecnico anche. In questo, apro e chiudo parentesi perché non è questo l'argomento di oggi, rientra anche, solo in parte, l'impiego di mezzi facilitatori, per esempio le app e gli iPhone. Questo poi magari a pranzo ne parliamo. Adesso no, perché non è il caso. Questo oggi pomeriggio, penso. No, domani pomeriggio
ci sarà, ma ci sono in tutti i momenti di questo bellissimo festival, ci sono momenti di approfondimento che toccano un po' anche questa questione, non ultimo il tema dei provini, della selezione e così via. Come si fa selezione è un argomento esoterico, sembrerebbe, invece segue determinati criteri, di volta in volta differenti, credo io, e certamente il problema è non soltanto quante, ma quali e a qual fine siano le immagini che noi abbiamo voluto mettere dentro a quello che noi chiamiamo o supponiamo che sia un portfolio. Per cui assortimento e coerenza possono essere differenti, cioè ci può essere un ampio assortimento, vado da questo tipo di immagine a quel tipo di immagine, oppure sto su un tipo di immagine fisso, e posso avere una certa varietà nella coerenza, posso anche cercarmi dei momenti di stacco, dipende pure da quanto è lunga la mia sequenza, perché su pochi numeri piccoli posso fare poche digressioni. Dunque, tutti noi sappiamo, abbiamo un'esperienza della musica non necessariamente quella colta, anche quella pop o rock, e sappiamo che l'andamento di un brano o diciamo la composizione di brani all'interno di un LP è anche quella una forma di selezione. Io dici, beh, ma mica c'avevo 150 pezzi e ne ho tirati fuori 16. No, questo è vero. Però anche nel fare il pezzo potevi farlo così, potevi farlo così, potevi farlo così, l'hai fatto così, benissimo, ok. Hai creato un trapasso di atmosfere da un certo tipo a un altro per poi tornare all'indietro. Hai fatto fare un viaggio al tuo spettatore, al tuo pubblico, e tu quel viaggio o glielo dai o lui se lo fa, ma se lo fa per i fatti suoi e non dipende più da te. Per cui la logica dell'andamento di un brano o della composizione di un LP ci aiutano come metafora per, come dire, dire un po' questa questione della coerenza. È chiaro che se tu fai tanti brani molto diversi, dopodiché la tua coerenza sta nell'incoerenza, ma anche quella è una coerenza. Sarebbe ridicolo invece che tu facessi che ne so, due suite e quattro pezzi ska, cioè è un po' fuori, no? Non me lo aspetto. O tu sei Elio e le storie tese, o Frank Zappa molto prima, o così, e allora tu cambi regolarmente, John Zorn per dire. Oppure hai un filone e fai delle piccole digressioni, no? Hai un lavoro e che ti apre delle piccole finestre che ti aiutano, devono aiutare. Ovviamente queste finestre e questi momenti vanno messi al punto giusto. Come mai che la scena da paura sta sempre dopo l'intervallo? Perché i primi 20 minuti del film sono sempre quelli più così? Perché ci sono delle zone di, come dire, protette nelle quali devono succedere certe cose. Difficilmente tu puoi dimenticarti questo, gestire l'inizio, gestire la fine. Quanta gente legge i copioni o i romanzi leggendo l'inizio e la fine e a campione in mezzo qualche pezzettino? Perché sono sempre i momenti di maggiore cura, perché sono, come dire, il punto di sparo e il punto di arrivo dell'attenzione del pubblico, no? Per cui lì sicuramente l'autore ci ha messo parecchio di suo. Allora, la sequenzializzazione, oltre alla selezione, è l'altra gamba del portfolio. Cioè, se cominci con un'atmosfera, poi evolvi e potresti finire in tutt'altra atmosfera. Così come pure tornarci, così come pure mescolare le carte. Il punto è con che si fa, con la testa o con la pancia? Questa è un'altra questione. Bisognerebbe riuscire a
lavorare così tanto con la testa da riuscire poi a farla diventare pancia. Questa è una questione di esperienza. Perché? Perché a un certo punto bisogna riuscire a dire, ieri stavamo parlando di questa frase, perché a me piace così, sì. Il punto non è piace così, è me. Cioè, chi sono me per poter dire che mi piace così, quindi va bene. Allora, se io ho fatto tante cose, tante esperienze, ho preso tante musate, mi è stato detto questo e quell'altro, a quel punto so che se lo dico me, se così è per non sentirmi dire niente, allora so che è un alibi mentale. Allora, torniamo a noi. L'efficacia narrativa e stilistica, cioè il sequencing non è soltanto una questione di narrazione, è anche una questione di stile. Uno stile ellittico, cioè dove il silenzio, la mancanza, l'allusione sono più forti che non la dichiarazione, la presenza e la testimonialità, è uno stile, però si costruisce uccidendo l'ira di Dio di negativi. Cioè tu body file, cioè tu devi dire no, questo racconta troppo, no, questo racconta troppo, no, questo non c'è niente, qui no, non c'è proprio niente, qui c'è un eco di qualcosa. E quando è quella, allora quel tuo stile che rimanda, come dire, a qualcosa. Però lo devi fare facendo selezione e sequenzializzazione. Dopodiché, e qui ritorniamo al discorso delle app, l'allestimento, cioè la fotografia, è un fatto materiale. Perdonatemi, sarò old style. Io concepisco la fotografia come un fatto materiale. Il che non vuol dire che oggi la pratica del fotografico sia largamente condivisa per via virtuale. Questo non vuol dire che io dica non è giusto, al contrario. Sono entusiasta del fatto che si possa stare in un network immateriale che ci dà accesso all'infinito. Ma negli anni 90 andava molto questo libro di Hakim Bey che si chiamava TADS, Zone Temporaneamente Autonome, e questo guru della rete diceva una cosa: a me interessa quello che la rete mi permette di andarmi a cercare nel mondo, non mi interessa la rete di per sé. Se io voglio sapere chi vende il latte crudo perché il latte crudo è fuori legge e la rete mi permette di sapere dove andare a comprare il latte crudo, è in questo che mi interessa la rete. Non perché rimango, come dire, collegato e me la godo online la realtà. No, è quando spengo perché so cosa voglio e me lo vado a prendere. Se io ho bisogno di sapere come si mette su un lavoro e sto 16 giorni attaccato alla rete per capire cosa fanno in Giappone, in Australia, in Islanda piuttosto che a Napoli, dopo devo essere pronto a andarmelo a fare fisicamente. Effetto cattedrale. Che è successo? Allora, il punto essenziale è che è vero, ci sono questioni di ordini materiali, di ordine teorico, quello che vi pare, ma poi le tue scelte cambiano drasticamente se quello che mi presenti è un lavoro microscopico in uno spazio gigantesco. Per esempio, immaginate che voi siete entrati dall'ingresso dell'ex-fad e ci fosse un totale buio. Ma voi dite, ok. Benissimo, si intravede una luce e voi seguite la luce e la luce porta alla fondo della parete lì, dove uno spottino di luce inquadra una microscopica SX70 o peggio, una stampina a contatto. Bene, vi siete fatti tutta l'ex-fad, vi siete caricati a pallettoni di aspettative di poi il problema è dell'autore che ha fatto questa scelta. Tutta l'ex-fad al buio per andare a vedere quel... È un po' come quelli che si facevano... C'è un quadro di Michetti raccontato in una novella di D'Annunzio che per andare a dare il bacio alla statua di San Pantaleo i popolani abruzzesi si facevano tutto il sagrato e tutta la cattedrale
strisciando, ovviamente arrivavano insanguinati, però quel bacio, mentre sai, se vai così, tranquillo, oh, ciao, torni, non hai dato niente. Bene, se io costruisco un itinerario di quel genere, è chiaro che quando uno arriva alla fine di quell'itinerario, quell'esperienza è mostruosamente carica. Se invece io quella stessa foto, la faccio in PVC, tipo quelli che coprono i ponteggi dei restauri, sulla faccia dell'ex fadda, è la stessa foto, ma non è la stessa esperienza. La vedo pure da Brindisi, però è un altro tipo di rapporto con l'immagine. L'immagine è la stessa, ma l'allestimento è completamente differente. Sono completamente differenti i materiali, le dimensioni, il luogo e le condizioni di percezione. Per cui a me, se tu una sequenza me la fai lineare o la spargi sul tavolo o mi metti una stampa qui, un'altra nell'altra stanza, un'altra nell'altra stanza, io alla fine devo raccogliere tutti i materiali, tutti i dati, posto che io abbia la pazienza per farlo, però questa è la tua scelta, avrò questa stessa sequenza di stesse immagini della stessa dimensione, dentro di me avranno un altro tipo di suono. Per cui, come devo dire, questa variabile, che insomma tutto sommato sembrerebbe secondaria per chi è così attento alla storia che c'è dentro le immagini, per chi è così, come dire, collegato con l'esperienza reale che è dietro, dietro le foto, e in realtà è fondamentale. Io vorrei poter saltare a una slide che è molto più avanti, però la recupererò tra un attimo. Finisco parlando di una cosa che effettivamente va tenuta presente. Spesso viene chiesto uno statement. In Inghilterra, sempre per la famosa storia della Royal Photographic Society, tu arrivi con un portfolio della Madonna, bellissimo, fatto benissimo, selezione, sequenzializzazione, perfette, materiali tutti di altissima qualità, porgi il tuo A4, che non è altro che la tua arma del suicidio, il tipo lo guarda, lo legge e ti dice, torna alla prossima. In che senso? Scusa, guarda che roba, ci ho messo una vita. Non c'è corrispondenza fra quello che mi presenti e come me lo stai raccontando. Tu dici una cosa, io ne vedo un'altra. Metti d'accordo la capoccia con l'altro pezzo della capoccia. Cioè, quello che fai e quello che capisci di aver fatto è gravissimo se non collimano. Gravissimo. Perché? Perché uno dice, ma io faccio il fotografo, ma fallo, fa un altro il critico. No, perché? Fatelo scrivere. Condividi le parole di un altro, insomma, arriva con qualcosa che sia coerente con quello che c'è. Però il problema è che se te lo fai scrivere tu non sei convinto, cioè lo devi capire, non devi leggere. Il punto è che tu devi dare dei binari di lettura che sono nella sequenzializzazione, che sono nell'allestimento, sono nella scelta dei pezzi, ma il binario di lettura, visto che la fotografia è meravigliosamente ambigua, è il titolo e le eventuali didascalie. Chiaro che se io prendo io faccio fare una stupidaggine durante gli esami di metà anno, in un test, prendo un'immagine e dico, vabbè, date un paio di didascalie diverse, una tragica e una allegra, a questa stessa foto. Ed è chiaro che, a seconda della didascalia, una foto può prendere un tono ironico come può essere un'immagine inquietante. Quante volte, per esempio, c'è un autore francese, si chiama Christian Boutanski, è un artista molto celebrato, e a volte voi avete una serie di immagini che sono dei luoghi, e sembra paesaggio urbano essenzialmente, ma lui, che ha un
tutto un discorso sul problema della memoria, della morte e così via. Per esempio, in quella sequenza vi offre l'immagine della casa di alcuni serial killers. Cioè, tu non sai cos'è, quando lo sai ti piglia malissimo. Perché, senza scomodare Hannah Arendt, il male è ordinario, è banale. Per cui casa di questo è come casa tua, solo che lui ne ammazza 27 e tu ti preoccupi che, oddio, se mi passa un gatto davanti, che faccio? T'ammazzi tu piuttosto che mettere sotto il gatto. Allora il problema diventa: cos'è questa immagine e che senso ha? Se io la privo completamente di accompagnamento testuale, questa immagine rimane quel che sembra essere e non ho, come si dice, disambiguazione. Questo è un termine che un tempo stava solo nelle università, siccome adesso sta anche su Wikipedia vado tranquillo. La foto è ambigua. Ambigua vuol dire polisemica, non vuol dire scivolosamente ambigua, vuol dire che ha molte possibilità di lettura. Un altro autore gallese, si chiama Paul Seawright, ha fatto tutta una serie di immagini di deserti. Allora uno dice, ok, ho visto qualche centinaio di migliaia, magari basta, grazie. Sì, peccato che dentro questo panorama c'è una soglia che tu non vedi, che è quella tra la zona minata e la zona sminata, ma tu non la vedi. Per cui tu hai un paesaggio che, siccome la serie è tutta legata a questo, tu sai che la serie ti presenta tante soglie non visibili. Allora tu automaticamente non vedi più il paesaggio, non vedi più il deserto. Ti danni l'anima a cercare di capire se si vede qualcosa, se riesci a cogliere i segni. E non li puoi cogliere, e subito dopo ti parte l'altro film. No? Tu, proiettato tipo l'omino di Google Maps, tac, in mezzo alla situazione, dici, adesso dove vado? Sto sulla sminata, sto su quella minata, faccio un passo e divento un fricassè. No, che faccio? Perché ognuno si fa il suo di film, il mio era questo, evidentemente, ognuno si fa il suo. Statement, spiegazione del proprio progetto, perdonatemi, è la cosa più complicata del mondo, perché presuppone che uno abbia un progetto. Titolo. Qualcuno mi ha, adesso probabilmente questo succederà perché mi hanno chiesto di fare un pezzettino su questo argomento anche per la pagina di Photocult su cui scrivo, e quindi probabilmente un pochino lo articolerò meglio. Ma la questione del titolo è abbastanza notevole, cioè se il titolo non è sufficientemente all'altezza delle immagini, rischia di diventare una specie di buco nella diga, una falla. Cioè, io ho costruito una cosa gigantesca che però, no, la mia giornata, sprazzi d'estate, andate su Flickr, date un'occhiata, insomma, più o meno avete un'idea di che cosa si legge, cosa si deve leggere. E le didascalie non meno. Composizione numero 488/C ha un certo senso. Io e Cicci che prendiamo il latte la sera, sono due approcci alla fotografia di un gatto e di una persona la sera dentro casa, che insomma sono abbastanza divergenti, e date una sensazione completamente differente. Io vado un attimo avanti, per esempio queste cose non vi ammorbo. Vi faccio notare che delle strategie di narrazione ambigue esistono da sempre. Questo signore è un esordiente, ma promette bene. Ha fatto un lavoro per il Papa più o meno qualche anno fa. Queste sono le storie di Mosè, di Botticelli alla Sistina. No? Nessuno lo nota perché uno va alla Sistina per vedere Michelangelo, si scorda che c'è un partito di affreschi del Perugino, dei Botticelli, di tutta Firenze, sai, il Papa era un de' Medici, sai, più o meno.
te fidi dei tuoi, non è che... E questo sta lì, ed è fantastico, perché sembra... Io mi ricordo di aver visto una cosa del genere su Topolino quando ero ragazzino. C'era, invece di avere tutte le vignette, c'era un'intera pagina dove i personaggi erano rappresentati due o tre volte. E chiaramente seguivi la storia, ma l'ambiente era uno. Esattamente così. Qui c'è Mosè, che lo si riconosce perché è giallo, è vestito di giallo. Quel giorno lo shooting si faceva così, era vestito così e basta. E noi lo vediamo in una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette scene unificate dall'architettura e da questa fantastica macchina scenica che è questa salita e questo boschetto. Tutto, c'è tutto, manca niente. E invece di avere il caos, hai l'ordine. Un ordine bello dinamico anche. Ora, il fatto di creare variazione sulla continuità è una strategia che bisogna saper gestire, perché è complicatissimo. Però vi volevo far vedere che c'erano delle strategie che vengono da lontano, e basterebbe dare un'occhiata ai classici, e non solo della fotografia, per avere un sacco di idee, ma proprio tante. E poi magari dire, vabbè, ma io non faccio questo, cioè questo si fa con che? Con Photoshop. Ma non mi interessa questo. Magari mi interessa ottenere questo effetto in un altro modo. No, scusate, queste sono cose che non... per la sequenzializzazione, no? La famosa questione delle digressioni. Immaginiamo di fare una mini sequenza seguendo la linea del tempo, che è un po' una sequenza primordiale, no? Prima questo, e poi questo, e poi questo, e poi questo. Fotografie trovate su Flickr, non è roba mia. Un mazzo così per trovare la quarta, perché le prime tre erano di un autore, la quarta non ce l'avevo, per trovare lo stesso cane. Ci ho fatto una mezza giornata di Google Images, che insomma ve la risparmio volentieri. Tra l'altro il bello è che c'è un tappeto uguale al secondo, il che mi fa un po' sospettare che... Allora, il problema è il cane dorme, il cane si sveglia, il cane si alza, il cane mangia. Questa è una sequenza, non ci stanno dubbi. Ma che cosa succede? Questo, se io lo presento, lo faccio vedere, mi dicono si capisce, al netto dello stile che schifido. Io però posso aggiungere degli elementi che mi danno dei, diciamo così, delle visioni collaterali rispetto a queste, ma spiegano meglio. Per esempio, faccio un esempio perché sono solamente degli esempi e non delle cose tassative. Il cane dorme, stacco, questo è proprio linguaggio cinematografico base proprio, no? Stacco montaggio su la mano che apre la scatoletta. Che vuol dire? In quel momento nulla, ma siccome dopo vedo il cane che alza l'occhio, il cane ha sentito la scatoletta che si apriva e si è svegliato. Quindi, immagine onirica, bianco e nero, scontornata, l'osso, pensa al cibo, si alza, giustamente. Il padrone fischia, lo chiama e lui va a mangiare. Cosa ho fatto? Ho solo aggiunto tre immagini, quindi ho rimpolpato la serie che era un po' scarsa, mantenendo il senso della storia, ma aggiungendo dei montaggi che arricchiscono la scena con dei fuori programma, diciamo così, che non seguono più il personaggio centrale, ma mi aiutano a capire cosa avviene. È banale quello che ho detto, banalissimo. Per farlo capire, però, a chi fa, una vita ce l'ho. Cioè, non è così immediato. Perché si pensa che se la storia è la storia di questi occhiali, io debba stare monotematicamente, ossessivamente, compulsivamente sull'occhiale. Ma è una foto sugli occhi miei o su, che ne so, sugli occhiali degli altri. La famosa storia della coerenza e dell'assortimento. Anche l'assortimento conta. Va bene, queste sono spiegazioni. Altri tipi di sequenza con, per esempio, una micro sequenza onirica dentro. Non vi sto ad ammorbare con altre cose. Lì non ho trovato il cane giusto, ma era poco...
Di nuovo, le didascalie, questo era l'esempio pratico di quello che dicevamo prima, l'elemento di una didascalia neutra, no? Quello che dicevamo prima, il cane dorme, il cane si sveglia, il cane si alza, il cane mangia. Questo è quell'esempio che ci è più noto, perché molte redazioni mettono i titoli alle foto in quel modo. Ogni tanto tocca il cerino corto a uno, si trattiene oltre il tempo, telefona a mamma, dice: guarda, non torno a cena, devo fare didascalie. E fa notte a raccontare quello che già si vede, perché già c'è scritto nell'articolo, più quello che si vede più o meno capisce che cos'è, non è che c'è scritta la didascalia. E abbiamo la sensazione che la fotografia funzioni sempre così, che non è vero. Perché magari noi abbiamo fatto le foto per illustrare, che ne so, il punto di vista del cane. Quindi è un elemento denotativo, cioè quindi di modifica del senso. Frasi che potremmo attribuire, insomma, al cane, senza che ve le recito, le trovate da soli. Ma esistono anche punti di vista, diciamo così, che estendono metaforicamente l'immagine. E per cui, per esempio, ci si può immaginare la posizione narrativa di un terzo occhio, che magari è quello di uno, che ne so, all'allevatore di cani, scusate lo spazio dopo la L apostrofo, è un errore di battitura, lo vedo adesso. E ci sono tutta una serie di consigli per la... Per cui, capite, quello che aggiungo a sostegno dell'immagine non è affatto il suo sostegno, ma è il binario su cui io lancio il treno in corsa della mia sequenza. Sempre se va avanti. Questa maniera lineare è quella delle photo stories storiche, quelle che nascono negli anni 20-30 con la nascita, con l'invenzione della fotografia documentaria. Non è che la fotografia è documento, poi qualcuno si inventa che è creativa, fine dei giochi, non abbiamo capito niente. È che negli anni 20-30 viene inventato il documentario e poi diventa dominante fino al punto che oggi vai in galleria, vai nel museo e trovi per lo più un reportage, che è un bizzarro gioco della sorte. Ad oggi le photo stories reggono solo sui rotocalchi femminili o di intrattenimento gossiparo, così. Riprendo un attimo il discorso del... Siccome c'è una piccola cesura, domande, perché insomma, anche posso andare avanti così. Doveva essere una cosa interattiva, è diventata una specie di conferenza. No, poi devi. No. È una tua posizione. La didascalia non è necessaria, non averla non può essere considerato neutro. Ci sono ci sono autori che fanno il loro libro dispiegando le immagini come credono, e relegando le didascalie alla fine. Pagina 6, Pippo, pagina 7, Pluto, pagina 8, Topolino. Invece ci sono quelli che hanno bisogno del testo. Guarda, la necessità dipende dal tuo progetto, non è un fatto intrinseco. Allora, la foto di una donna che serve a Ernesto De Martino per raccontare il fenomeno del tarantismo, per De Martino basta dire donna tarantata. Franco Pinna si porta a casa un papiro così di scrittura, negli archivi Pinna c'è scritto nome, cognome, quanti figli ha, quante volte al giorno ha mal di testa, ha tutto lo spessore umano della vicenda di cui lui si era andato a occupare. Ha dato a De Martino la foto, a De Martino serviva solo la dimostrazione che esistono donne tarantate. Chi siano interessava solo al fotografo. E i due archivi raccontano due storie, uguali ma diverse, ok? È necessaria la didascalia? Anche no. Però avere una foto senza didascalia è la stessa cosa che ti succede quando trovi una foto per terra. E chiunque abbia visto Il meraviglioso mondo di Amélie
sa i problemi di chi non ha un indizio di lettura. Chi è quest'uomo misterioso? Il tecnico delle macchine fotografiche, come cavolo si chiama? Dei fotomaton che... Ho detto che lo è? Superfluo o necessario? Sembrano... cioè, nella pasta il grano è necessario. Basta. Non puoi farne a meno. Nel portfolio le foto sono necessarie. Tolto questo, non saprei più cosa aggiungere. Cioè, è chiaro che ti può servire, ma dimmi. Ah no, alla foto. Titolo alla foto, didascalia... io personalmente che una foto abbia un titolo la percepisco come un elemento un po' naif. Che abbia una didascalia, sì. Chi era che aveva alzato un braccio qui? Ho visto un braccio? C'ho le allucinazioni, ci dico. Una certa ora, anzi, che dice. Un Vladimir, per piacere. Allora, qui il problema dell'articolazione narrativa. Dite, cavaliero, dito. No, buttare giù il testo, secondo me, no. Si è fatto tardi? Sì, è vero, perché sto rispondendo a domande che non vengono registrate in streaming. No, per... quello che Homer Simpson chiamava il Q&A. Moment. Buttare giù il testo è un po', se posso dirlo, mi sembra un po' una specie di parafulmine per le ansie di chi ancora sta girando attorno al proprio lavoro, ancora non ha... È un po' come quando si deve fare una tesi di laurea e si scrive per prima cosa l'introduzione, pensando che sia la prima cosa da scrivere. L'introduzione non è che il riassunto di quello che hai scritto. Per cui se tu scrivi prima il riassunto e poi quello che scrivi, cioè, capisci che è come aver fatto, non so, come comprare i mobili di una casa che ancora non è stata costruita. Per cui diciamo che lo statement dovrebbe essere, se possibile, l'immagine di quel che sei in grado di presentare. E se tu fai uno statement su quello che vorresti, finisci per essere molto più frustrato perché spesso e volentieri quello che fai potrebbe non collimare. Un conto è che tu da solo ti dici vorrei fare questo, un conto è che tu fai degli appunti di lavoro, un conto è che tu hai un giornale di lavoro e questo è fondamentale per un progetto fotografico. Esistono addirittura dei libri sul progetto fotografico, tipicamente non in Italia, vabbè questo è da sé, in cui c'è scritto... tenete un giornale di lavoro, tenete una documentazione di lavoro, documentatevi sul vostro lavoro, tenete insomma un giornale che ricomprenda anche i materiali e gli incidenti di percorso e così via, perché ti aiuta, perché aiuta tantissimo a capire cosa puoi fare, cosa ti manca, cos'è. Ma è chiaro che finché non hai fatto, scelto, sequenzializzato, determinato la sua forma materiale, è difficile che tu possa scrivere un qualcosa, perché magari domani, finito il progetto, finiti gli scatti, sequenzializzato, messo tutto, tu hai delle intuizioni che si rivelano solo nel processo di stampa. Stampi su alluminio, no, incolli su alluminio, stampi su carta metallica. Quella diventa un'asserzione fortissima che il tuo lavoro dichiara immediatamente, apro e vedo del metallo, e caspita, e automaticamente nel tuo statement quello diventa, deve essere, no, la colonna portante, il pilastro. Ma mentre scattavi, sì, forse avevi pensato a questo, ma magari non ci avevi pensato per niente, stavi lì a, come dire, magari a discutere di luci, di riflessi, di metallo, di materie, ma cercavi fotograficamente di dirlo.
Poi sei riuscito anche a trovare una maniera materica di dirlo, e beh, a quel punto, se te l'hai riscritto prima, magari stavi di più disattento, mi dici tanto lo faccio su metallo, posso fare una foto qualunque. No, tu, capito cosa voglio dire? Alla fine sai cos'è. No, il problema diventa lo streaming. Potete passare il gelato? Allora, la persona che fa la selezione deve essere, per forza esterna e necessaria? No. Ok, ma è una persona che ti deve conoscere? O comunque deve conoscere il tuo lavoro? Guarda, io sono fortemente irritato ogni qualvolta mi rendo conto che il fotografo si limita a fare le foto e dice e alza sempre regolarmente il telefono per trovare l'amico curatore, l'amico critico, l'amico fotoeditor che gli dà una mano. Dovrei fare la... Ma che io faccio, che ne so, io scrivo le pagine, poi prendo un direttore editoriale e me fai il romanzo. Ma che stanno scherzando? Ma in che mondo? Cioè, l'autore è un autore con la maiuscola quando si prende la responsabilità di tutto, oneri e onori. Eugene Smith non è che prendeva qualcuno a fargli i lavori, faceva le foto, se prendeva le pleggine stava 7 giorni in camera oscura e le cambiava regolarmente da bianco e nero a nero e bianco. Faceva tutte le porcate che gli servivano in fotochimico, quindi a proposito delle foto ritoccate o non ritoccate, se sono sempre ritoccate, il problema è chi le ritocca e come, e soprattutto a che fine, e dopodiché sequenzializzava, didascalizzava e impaginava, se necessario, questo in una piccola fase in cui lavorava ancora per Life. Ad oggi io non conosco un'altra maniera, non chiamo nessuno. Faccio i miei errori, perché è il mio lavoro. È inutile che io faccio il gigante sulle spalle di uno alto. Se la mia forza è in qualcosa, beh, quella uscirà fuori. Poi è chiaro che c'è la possibilità di avere consulenze di ordine molto differente. Ed è bene anche che io possa chiedere a qualcuno, io l'ho visto chiedere a me, per esempio, di fare una sequenza, di fare una selezione perciò e una sequenza e verificare quali erano i punti che convincevano della mia e di altre. Per cui è come se io andassi da te e da te, mi facessi fare 3 sequenze, vedessi e dicessi, vedi, a lei è piaciuta questa cosa, questo ha fatto questo, qui buono l'inizio, il resto non funziona, allora mi prendo l'inizio da qui, mi prendo quest'idea, mi prendo quell'idea, più ne fai, chiaro che puoi fare così per tutto, però insomma quando il lavoro è veramente importante, questa non è una cattiva idea, senza, come dire, essere supino rispetto alle decisioni degli altri. Questo mi interessa relativamente di proporvelo, perché? Perché è una mia crociata contro il problema della lettura delle immagini, a livello troppo superficiale. Cioè noi abbiamo la famosa storia della foto senza didascalia, la prendi, è la foto di che? No, il punto non è la foto di che, perché a volte la foto di che lo riconosco anch'io, ma la foto perché è la famosa casa dell'assassino. La foto di che? È, che ne so, Ettore Paes numero 6, ma è la foto di uno che sta qui, la foto della casa di uno che oggi passa, che chiacchiera qua davanti. Per cui il problema era avere la capacità anche di riguardare il proprio materiale, non soltanto stando lì sulla questione, ah, questa era quella cosa lì, questa era quella cosa lì, ma anche cercando di astrarre un attimo, di salire di livello, passando dal livello del soggetto a quello dell'argomento a quello dei temi. In questo caso, i soggetti sono San Valentino 2013, lui regala dei fiori a lei, perché è ovvio, no? Cioè, ci sta è quello che io vedo, c'è un calendario, c'è lui, ci sono i fiori, c'è lei,
per esempio in una lettura di portfolio, in una presentazione del lavoro, la cosa più stupida che si possa fare è descrivere quello che hai portato, perché quello che ti sta guardando lo sa vedere meglio di te, per cui non è che gli dici c'è lui che da, vedi che è San Valentino 2013, sì lo vedo, e vedo pure che magari ti fa notare anche le cose che tu non avevi notato. Ma se arriviamo all'argomento, quindi saliamo di livello, universalizziamo un po', lui e lei si amano. Non importa quando, non importa quale il simbolo che sia stato, che sia stato scambiato. Sotto al tema lui e lei si amano, ci possono stare varie immagini. Sotto all'argomento San Valentino 2013, lui regala dei gigli a lei, c'è solo un'immagine, o due o tre. Per cui quando fai selezione non ti rendi conto che su quegli argomenti ne hai una, con quel soggetto ne hai una, ma te ne servono due o tre con quello stesso argomento, allora incominci a fare, vabbè ok, l'argomento quello lì lo faccio vedere attraverso lui che dà i fiori a lei, lei che dà un bacio a lui, lui che la va a prendere, che ne so, una stupidaggine, sto dicendo la banalità più. Tema, l'amore, ancora più universale. A questo punto non è nemmeno lui e lei, ma lui e lei sono solo uno dei miliardi di casi in cui due persone si amano. E quindi posso usare un lui e lei, due lui, due lei, altri lui e lei. Esseri viventi, metafore, per cui oggetti che si amano. E allora lì dipende da quanto voglio usare anche questo livello per incrementare la mia selezione. Però se io sto fermo ai soggetti dell'immagine, sto in un vicolo cieco, non capisco nemmeno per quale motivo devo scegliermi anche altri soggetti. Sto su lui e lei, è la storia di lui e lei, e racconta la storia di lui e lei. Allora, poi una cosa, arriva a un altro argomento che non è lui e lei si amano, perché gli argomenti possono essere vari, arriva al chi sono lui e lei per me, che è già molto più interessante, molto meno fintamente oggettivo, e incomincia a raccontare il tuo motivo per cui racconti di lui e lei, e lì c'è un bel po' da raccontare. Il mio motivo per cui mi interessano gli altri, sto ancora più sopra, lui e lei sono solo un caso. Io, alla fine, io, che sto a cercare? Che voglio? Se sto ai temi e arrivo lì, io che faccio? Perché ho fatto sta foto? Che mi interessa mentre facevo sta foto? Che cosa stavo cercando? Stavo guardando l'ora, è un alibi. Che stavi facendo? Perché hai alzato la macchina? Perché non l'hai tenuta giù? Perché stavo scattando. Perché hai scattato in quel momento? Cioè perché la luce era buona. Che stai facendo con questa macchina in mano? Se non è chiaro questo, hai voglia di statement. Scusate, qui vado rapido. La possibilità di non seguire una linea temporale, voglio credere che quella non sia la maniera, ce la offrono parecchi autori. Uno di questi è Minor White, un altro è Robert Frank. Uso questi perché sono giganteschi, per cui è più facile. Di solito questa che è la sequenza numero 4, che si vede malissimo perché è piccolissima, non è neanche la più adatta perché nelle sequenze di Minor White a volte questo immaginario materico, queste pietre, queste muffe, queste luci, queste acque, queste rocce, sono intercalate a ritratti, per cui a volte tu dici, ok, stiamo seguendo una storia? No. Comincia a arrivare il ritratto, ricominciano le pietre, ricomincia il ritratto e ti appanichi perché dici, io non avrei mai fatto questa cosa, infatti. Non devi rifarla, devi capire che puoi farla. E quindi scegliere di non farla o di fare di peggio, ma per un motivo. In questo statement, che credo a mia memoria è uno dei più straordinari che esistano, perché poi tra l'altro è stato ripreso in tutti gli scritti di White, perché è fondamentale, White dice una serie di cose che solo questi
quattro paragrafi e mezzo di statement valgono come tutte le lezioni di fotografia che può aver dato Minor White. E dice una cosa abbastanza importante. L'ha sempre detta Minor White, che è in fondo stato un maestro di fotografia alla californiana, per cui diretta, tecnicistica, insomma, è il rielaboratore del sistema zonale a sua volta, per cui non è che... Però è uno di quelli che ti dice, io ho imparato da Stieglitz l'idea degli equivalents, ovvero, che vuol dire? Vuol dire che faccio un'immagine che mostra te, ma tratta di me. Pardon, disabitudine. Tratta di me. L'argomento di questa immagine che parla di te sono io. Ogni immagine è questa, ogni immagine è così. Il fatto di star lì a raccontare la storia di qualcuno, di qualcosa di cui gli altri vogliono sapere, vogliono sentir parlare, è fondamentale, è uno dei ruoli fondamentali della fotografia. La testimonialità non posso dire che non conti niente, perché conta tantissimo. Però non posso credere che ci si nasconda dietro a questa funzione sociale per ignorare questo motore segreto del fotografico. In fondo, nessuno si iscrive prima a un gruppo fotoamatoriale e poi comincia a fare le foto. Ognuno fa le foto per conto proprio, per qualche cavolo di motivo, e poi cerca di capire perché. E questo è il punto. Quando arrivi a dire... L'argomento il soggetto delle foto, lui, San Valentino, si scambiano i gigli, è una cosa. L'argomento, il soggetto è quello, ma l'argomento è un'altra cosa. E più riesci a leggere i tuoi stessi argomenti, il che vuol dire dormici sopra, prendi distanza. In questo senso è molto utile l'esperienza che racconta, che Letizia Battaglia racconta di questo suo amico cecoslovacco, forse un minore della fotografia, Josef Kudelka, che quando scatta lascia i negativi un anno e mezzo, due anni, cioè dice, ma cosa fa? Li invecchia? Sì. Sì. Si stacca emotivamente dal fatto di aver fatto quella foto. Ed è fondamentale. Quanti miliardi di negativi o di scatti ho dovuto io, ma perché io e non tu? Devo essere io a ammazzare i tuoi scatti perché non c'entrano una mazza con quello che stai cercando di dire, solo perché quella foto è importante per la tua vita. Mettetela in cornice, sopra il letto, ma non la mettere dentro al tuo portfolio. Non sta dicendo quello che cerchi di dire. Non è utile a quello, è utile a te, è un'altra cosa. Tra l'altro, se ci arrivo, perché poi non è che... Volevo arrivarci dopo, però volevo fare una pausa. Ma... chissà dove. Abbiate pazienza, eh? Io faccio questo, ma così mi svelo tutte le carte. Non c'è proprio. Ma dove cavolo l'ho messo? Ah, sapete perché? No, sta in un altro PowerPoint. Allora devo chiedervi scusa, ma dovrò simularvelo questo schema, ma è molto semplice. Io ho un'esperienza. Prendo il mio iPhone, che non ho, cioè non è che non ce l'ho adesso, non ce l'ho proprio, cioè, prendo il mio telefono, la mia fotocamera in quel momento, posso avere veramente un iPod o l'Hasselblad, cambia niente, cambia tecnicamente, non... e decido che quell'esperienza cerco di, come dire, sintetizzarla in un'immagine. Sono bravo, non sono bravo, ho fortuna, non ho fortuna, mi muovo, criterio specifico, cul de plomb è l'appellativo del reporter che vuole che il mondo gli scorra davanti e lui lo testimoni, la testimonianza se te le vai a cercare, e per questo motivo
un reportage, scusate se mi metto in un discorso a latere, non è mai quello che mi è successo, ma quello che sapevo e volevo cercare, l'indagine che ho fatto. Perciò le foto delle vacanze non sono un reportage, lo dico così, tra amici. Allora, l'esperienza che io ho e che cerco di sintetizzare in una foto, la so solo io. Tutto quello che ho, che so, che sono stato, che mi è successo, la botta di fortuna, è tutta concentrata dentro quella foto. Quella mia esperienza è lì. Bene. Il pubblico comincia da quella cosa e da lì parte la sua esperienza. Di tutto ciò che c'è dietro, a meno che io non mi sia dannato l'anima per raccontarlo anche quello fotograficamente, che non è molto semplice, di tutto quello che c'è della mia esperienza, il pubblico non ha certezza, non ha notizia. La loro esperienza parte dalla foto, la mia si conclude nella foto, la tua comincia dalla foto. Tutto ciò che io mi immagino che sia successo al fotografo, alla sua vita, alla sua mente, è un film che mi faccio e potrei anche tranquillamente evitare di farmi. Me basta il mio The Film, cioè mi basta quello che mi evoca. E Minor White, in questo senso, è molto esplicito perché sotto c'è scritto e più si rivela l'oggetto, più si dispiega il sé. Sì, me. Di me che faccio. È una cosa che... tra l'altro qui c'è un'altra delle frasi che vorrei farvi notare. Una persona come lui, come Minor White, fa ogni tipo di scelta, anche quella che sembra più banale, e la mette a piedi lista, è tutto in conto, sta tutto lì, non dice, ma non so. C'è scritto, le fotografie possono essere lette senza riserve. Che vuol dire? Guardatele come te pare. Perché? Perché ciò che è accidentale è stato minimizzato. Oh, qui capiamoci. O siamo alleati del caso o minimizziamo l'accidentalità. In realtà le due cose sono uguali. Cioè, anche il caso fa parte degli strumenti del fotografo. Se uno non è alleato del caso, è il suo peggior nemico. Allora, l'accidentalità in questo senso vuol dire che anche ciò che è casuale è stato osservato, notato, vistato. Va bene così. Dice, ma qua è... qua mi pare che funziona. Ma tutto ciò che è accidentale, casuale, l'autore l'ha visto. A me non piace molto, lo dico sinceramente, anche se si capisce cosa vuole dire, quando tu vai da un pittore e dici, no, perché io qua ci colgo questa cosa. Normalmente la risposta è, se ce lo vedi c'è. Se ce lo vedi c'è, buona tutta, cioè va bene tutto. Se ce lo vedi c'è, ma tu che ci hai messo allora, scusa, se ce lo vedi c'è, allora faccio, no, faccio un gesto. Se ma sai, quando, oddio cos'era, il 58 credo, quando John Cage fa 4 minuti e svariati secondi di silenzio, lui, come Minor White, prevede che dentro quei 4 minuti di silenzio avvenga la qualunque. Quella qualunque è vistata da lui, dice benissimo. In quei 4 minuti tu sei lì, tossisci, ti muovi, ti sposti, dopo un po' incomincia un crescendo, anche lì, vedete, musicalmente, di insoddisfazione. Che facciamo? Stiamo facendo? Nessuno parte? Qualcuno bisbiglia, qualcuno dice, insomma, ma, andiamo, forza? Quel rumore lì è la pièce. Dopodiché si richiude il sipario. Tutti a casa. Che è successo? Sono state aperte e chiuse, diciamo così, è stata aperta la copertina del portfolio e richiusa, e in mezzo c'era
il caos. Ma questo caos era un caos gestito autorialmente, per motivi che oggi non sarebbero più ragionevoli, quello che vogliamo. Però, insomma, il problema è, tu non puoi arrivare con un lavoro che non hai visto fino in fondo, non hai guardato fino in fondo. Questa strumentazione critica, chi te la dà? Ci vuole un bel po' di pazienza e un bel po' di abitudine. Ora, io voglio solo tornare un istante sulla questione della multilinearità o della non linearità, perché attorno ai soggetti no, agli argomenti un po' meno, ma sicuramente ai temi, è bene girarci in modo concentrico, cioè non lineare, cioè andando veramente nelle varie direzioni che ti offre un tema. Poi la selezione lì diventa tosta, però è più interessante. Cioè, se io vado sul discorso Pipino e Pipina si amano e si scambiano i fiori il giorno 14 febbraio del 2013, cioè giro poco attorno, faccio un po', ma insomma. Se il mio argomento è Cicino e Cicina si amano, beh, posso già fare un po' più di... Ma se il mio tema è l'amore, io lì vado veramente in tutte le direzioni possibili. Lì la questione è che sui soggetti sei pettegolo e sui temi sei banale, per cui devi saperti, come dire, no? Gestire un filino rischi. Siccome, di questo parleremo tra un attimo, siccome tra un 4 secondi più o meno, tanto durerà la pausa, credo, dovremo discutere di questioni relative alla presentazione, cioè alla parte allestitiva del lavoro, e quindi magari ci serviremo anche magari della carta, ti chiami? Viviana? Bene. Ci serviremo anche del materiale di Viviana e di qualcuno che magari nel frattempo avrà deciso che l'aveva portato, ma c'era seduto sopra. Ma... vi dico, se voi non... Se, dipende da come state messi voi. Io devo solo bere mezzo bicchiere d'acqua. Ragionevole? Ok. Ah, sì. Beh, sì, però cominciamo. Caffè vuol dire sigaretta. Bagno, caffè, sigaretta, sapete, ma pranzo... Ci allarghiamo, come dire. Sì, pausetta per la qualunque fate. Riprendiamo, che dite? Ok. Questo
Questa parte non può, anche se è bella lunga, per via del fatto che questo è un PowerPoint da 92 pezzi, per cui non è esattamente la cosina da un'ora e mezza, due ore. Però questa parte non può prendere tutto il tempo che dovrebbe. Ci dobbiamo accontentare di essere, come dire, un po' più sintetici. Vi basti, anche perché alcune cose le abbiamo anticipate. Per cui il problema della presentazione, in questo caso qui è chiamata presentazione, avrei dovuto scrivere allestimento, però comunque significa disporre il lavoro sul piano, nello spazio, e anche contemplare potenzialmente appunto la dimensione tempo. L'abbiamo detto prima, il tempo che ci vuole entrare da lì e arrivare alla fine della parete è un tempo di percezione, nonostante non sia un tempo di lettura. Per cui chiaramente nella concezione di un lavoro, chiaramente sto esasperando, così piccolo che bisogna arrivarci, noi non possiamo considerare quell'itinerario come un itinerario staccato dal nostro discorso. Chiaramente, se mi dicono abbiamo una mostra in fondo a un cunicolo, devo decidere dove mi metto, non devo stare per forza alla fine. Se voglio arrivare subito mi metto a un certo punto, cioè non devo scegliere io in base a quello che voglio dire. Ora, nel momento in cui uno presenta un portfolio, lo spazio di percezione è lo spazio del piano d'appoggio, il tavolo. Non sempre il tavolo è uguale e paradossalmente anche il non aver pronta una strategia o un piano B per la presentazione del portfolio rischia di diventare un po' un mezzo autogol. Innanzitutto è molto stupido dirlo, però insomma, quante volte mi è capitato di vedere quelli che mettono giù i passepartout come se stessero giocando a 3-7 la sera di Natale. Se hanno un ordine vuol dire che vengono messi in quell'ordine, se non ce l'hanno li metti comunque giù, poi il lettore se li sposta come gli pare. Ma che per esempio hai una sequenza e già si capisce che non ha un ordine e incominci a smucinare, come si dice a Roma, non stai a Porta Portese con i panni, cioè deve essere organizzata la percezione di chi guarda in base a un progetto che è tuo. Perché? Perché il tuo portfolio è il tuo progetto, è la tua, è il tuo discorso, e quindi tu sai come si deve vedere. Se tutto va dovunque, va bene tutto, vabbè, quello si chiama l'ego, è un'altra cosa. Chiaramente quando tu non hai più un tavolo ma hai uno spazio, per cui l'allestimento è allestitivo nel senso stretto, il curatoriale del termine, devi in qualche modo tenere presente i flussi, i movimenti fisici del pubblico. E arrivo a dire che, scusate, vado rapidamente, per esempio quello che dicevamo prima sulla scelta in un ambiente buio, questo è un esempio. Questo è un lavoro di un artista romano, si chiama Jacopo Benci, è una delle tante mostre collettive fatte in luoghi che non c'entrano niente con l'arte, e lui si prese questa cantina scavata nel tufo e il pubblico entrava dentro a questa cantina, esplorandola pian piano si dovevano, no, dovevano adattarsi gli sguardi al buio per evitare di inciampare in questo in quel gradino. Arrivati in fondo, la constatazione amara era che non c'era un lavoro da vedere. La gente che già un altro po' si era procurata lesioni personali per arrivare fino in fondo, girava i tacchi e uscendo intravedeva uno spottino fioco, 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 che illuminava un paio di occhi. Stampa fotografica su carta baritata, mascherata in modo che di un volto rimanessero solo gli occhi, un discorso sugli occhi, sullo sguardo luminoso, un discorso sull'icona bizantina, tutto un discorso suo.
molto interessante, che è molto bello. Però in quel momento quello che importava era che chi stava uscendo e ormai aveva accomodato lo sguardo al buio, a quel punto avesse questo incontro con questo elemento che a quel punto, pur essendo illuminato in modo fioco, emergeva dal buio ed emergeva solo questo sguardo. Chiaro che questo non può essere... Cioè, no, l'ho messo lì perché c'era solo quello spazio. No, no, non si può, non si può fare così. Quindi è chiaro che questo lavoro sfrutta e, come dire, impone un comportamento. C'è di peggio. Altro artista romano, fotografo, più fotografo ancora, Serafino Amato, questa è un'installazione che fece in uno spazio privato che si chiamava Change, e il lavoro non era, cioè voglio dire, le immagini fotografiche potevano anche essere messe a parete, che problema c'era? L'obbligo era che il pubblico dovesse inginocchiarsi su quel materassino da campeggio e guardare delle transparencies, diapositive 6x6 con il visore, che però era bloccato da una cordicella, per cui tu non è che te potevi portare niente su, dovevi per forza chinarti. Quindi avevi, diciamo così, la genuflessione obbligatoria e questo è un comportamento dettato dall'opera, cioè l'opera ti obbliga. Io adesso qui non ce l'ho nella sequenza, però qualcuno di voi potrebbe aver presente un quadro rinascimentale che sta a Londra, di Hans Holbein il Giovane, Gli Ambasciatori. Questi due personaggi molto, molto di alto rango, sono, come dire, visti, tra l'altro, quadro gigantesco dipinto fino al più inverosimile dei particolari, se andate vedete i peli dipinti uno a uno nella barba, con un fondale di oggetti che hanno un rimando simbolico, più questa sagoma allungata che non c'entra una benemerita ceppa, disposta così un po' a terra, che ovviamente è un'anamorfosi, cioè una prospettiva stirata, che oggi viene a tutti quando si allunga sbadatamente un file solo da una parte, e quella anamorfosi è un teschio. Allora, il punto qual è? È che quel teschio lo vedi come dovrebbe essere solamente da un punto di vista, ovviamente. Qual è quel punto di vista? È il punto di vista che hai se ti inginocchi ai piedi degli ambasciatori. Cioè, se ti metti così, ma devi stare proprio a terra e lo guardi da sotto, per cui hai un atteggiamento fisico che è dettato dall'opera. L'opera ti impone di metterti lì, ai piedi, in ginocchio, ai piedi loro, in ginocchio. L'opera può farlo se sa come farlo, e l'opera non esiste se non esistete voi che la fate, per cui l'opera può essere quella che gli altri ne fanno, ma nessuno può inventarsi di guardare quell'anamorfosi in un altro modo. Se è stata fatta in quel modo, vuol dire che per guardarla bene bisogna stare lì sotto, ma è che si alza il quadro. Sì? Ma in quel caso dovrei descrivere... No, scusate, che io ti devo microfonare. Nel caso dell'opera con il teschio, devo descrivere esattamente, diciamo, dare delle indicazioni per poter visualizzare correttamente il quadro o lasciare che ognuno dia la sua interpretazione? Perché anch'io in passato ho realizzato una foto che si poteva vedere solo allontanandosi da questa. Sì, le regole interne del lavoro, se non sono casuali, emergono. Se è una scelta abbastanza significativa, emerge. Occhio a una cosa. L'immediata leggibilità non è necessaria. Noi oggi siamo troppo condizionati da un loop, che è quello
linguaggio commerciale pop art, arte di commercio, e diamo per buono che tutto ciò che ha senso debba avere immediatamente senso e che basta avere una profondità specifica perché questa rapidità diventi anche qualità. No, assolutamente no. Esistono modalità. È chiaro che oggi con i tempi reali, con la velocità del web, uno ha la tendenza a dire io non posso avere un'opera d'arte davanti in cui la barra di caricamento dura 6 anni. Non mi posso permettere una barra di caricamento di un quadro di 6 anni. Però purtroppo l'uomo è anche questo. L'uomo è anche attesa, è maturazione. Io non posso continuare a fare il vino sempre pieno di solfiti perché deve essere disponibile immediatamente. Quello buono invecchia e quel tempo non c'è modo di azzerarlo. Le esperienze, la conoscenza delle persone. Una persona non la conosci in 5 minuti. Fidati. Manco dopo 17. E questo vuol dire che quel tempo a volte ti fa capire delle cose importanti, importantissime, che anzi forse avresti dovuto saperle subito, non avresti mai potuto saperle subito. Per cui non vedo per quale motivo di fronte a un lavoro si debba avere il pudore di aver scelto dei tempi lunghi di comprensione, di contemperamento. È un bel termine che usava Cesare Brandi per... E cioè non è che tu ti adegui al lavoro, il lavoro incomincia a diventare una cosa tua e tu incominci a diventare una cosa sua e ci devi convivere, però devi starci a contatto spesso, non può succedere così, per cui non credo che uno debba avere il problema. Altra cosa è dire la foto è ambigua e io voglio darti indicazioni su come leggerla, e dunque didascalia, dunque titolo, per cui magari titolo del lavoro in generale, senza didascalia e così via. Quella è un'altra strategia. Io posso pure chiamarlo, che ne so, foglie, e non ce ne manco una. Il motivo per cui queste siano foglie, all'inizio, porca vacca, poi dopo qualche mese magari vedi una cosa, ne senti un'altra, dici, aspetta, c'era una cosa che funzionava così, era quel foglie che c'avevo, aspetta, fammi vedere, sì, vedi che funziona un po' come sto film o come questo quadro, questo libro, ed entri dentro a quel meccanismo. Il meccanismo era sempre lì, tu l'avevi lasciato disponibile. Quando il tuo pubblico è maturo per coglierlo, lo coglie. Ma no che tu non l'hai messo, loro lo colgono e tu dici se lo vedi c'è, no? È un'altra storia. E neanche che tu ti vergogni del fatto che loro ti dicano immediatamente perché foglie? Perché sì. Perché sì. Aspetta che non... Immaginandosi una serie di foto anamorfiche, un pubblico distratto non vedrebbe nulla. Cioè direbbe che bella cagata. Perdonami, chiunque lavori per il pubblico distratto fa un altro lavoro, eh? Cioè, personalmente, credo che se io fossi, stessi tentando di adeguarmi a un trend, scusate la parola, che sta montando, cioè di disponibilità di tutto e indisponibilità a comprendere, io dovrei fare un altro lavoro. Invece continuo a fare il mio lavoro proprio per cercare di resistere a questa onnivora incapacità, questo come dire, questo mangiare tanto e digerire niente. E da qualche parte non è neanche vero che sia così, perché vedere tanto aiuta, però devi anche avere degli strumenti. Il problema qual è? Il problema per me è che il pubblico distratto non è perché è distratto in quanto è nato distratto, è stato distratto. Ci sono delle specifiche politiche culturali che aiutano a distrarre.
è un po' questa storia del stiamo tutti male, per cui vuoi che quando ho smesso di lavorare non mi vado a distrarre, l'intrattenimento che mi intrattieni, mi parcheggi davanti a una cosa. Il problema non è che ti intrattieni una volta, è che ciclicamente mi intrattengo e divento esperto di quella cosa lì, per cui so tutto del gossip, so tutto dei comici, so tutto dell'infotainment, e sulle cose reali non so più un tubo, per cui tutti conoscono il tronista di turno, il marito della Belen di turno, poi vanno alle urne e non sanno una mazza di quello che stanno facendo. Se tu permetti, per quel pubblico lì io sto lavorando, ma è dura, dura tanto, è dura da 20 anni. Allora, quello che faccio vedere è, come stavolta ho usato un quadro, perché è un vecchio vizio, questo è un quadro fiammingo del periodo rinascimentale. Gibrecht cosa ha fatto? Quello che avrebbe fatto poi Paolini qualche decennio dopo, qualche secolo dopo. Cioè, ha dipinto il dietro del quadro. Cioè, il davanti del quadro è dipinto come se fosse il dietro. Poi vede sul dietro ed è uguale, però è diverso però evidentemente. Per cui hai la sensazione di trovarti di... Vabbè, sarebbe stupido se io insistessi così tanto. Però è importante, come dire, innescare dei processi mentali non così complessi necessariamente. Allora, fatemi saltare una serie di questioni. Questa è una questione fondamentale, la questione della selezione, cioè far passare il vostro lavoro da un mucchio di scatti a un insieme, come dire, compiuto. Questo oggi non ci possiamo intrattenere su questo, è una metafora sul mazzolino di fiori che fa A.D. Coleman, il grande critico americano. Stessa cosa qua già cominciamo ad avere il problema della scelta e così via, i criteri. Io qua non posso fare, non è un corso, è un incontro, insomma, alcune cose devono essere un po'... oggi ne parlerete delle questioni di criteri di selezione. Qua voleva essere una metafora sul buio completo, insomma, su cosa, quali siano i criteri di selezione, cioè è l'unica diapositiva nera, insomma. E una fiammellina che forse si accende oggi. Okay. Immaginiamo di avere un insieme, la differenza tra come li mettiamo, appunto, in un caso e in un altro, dà origine a diverse fluidità o meno. Vado rapido perché voglio concentrarmi un po' più sui lavori e semplicemente enunciare il fatto che esistono certe problematiche, poi naturalmente noi le possiamo esaurire qui. Chiaramente la stessa sequenza, se messa in verticale o in orizzontale, cambia tantissimo, per cui non si può non tenere presente alcune cose. Esiste un meccanismo, questo ve lo... molti lo sapranno, che si chiama effetto terzo, third effect in inglese, che è la stessa cosa che succede nel montaggio cinematografico. Se io prendo un banchiere, sequenza del banchiere, stacco, faccia di un maiale, che vi viene in mente qualcosa? Ho detto qualcosa? Ecco, non l'ho detta, ma ve l'ho fatta capire, quello è l'effetto terzo. Allora, in questo caso, per esempio, io ho un animale morto e un tizio che spara al poligono di tiro, tra l'altro, per cui non è uno che spara agli animali. Ma se le metto così, l'effetto è un filino più, no? Più dinamico. Cioè, da una foto a quella dopo, nonostante uno spari a un bersaglio e l'altro sia già morto, da un bel po', forse... c'è comunque un nostro completamento. Questo è l'effetto terzo. Cioè, la sequenzializzazione ha questa capacità narrativa, poi ce ne sono altre di carattere formale, che ci può permettere, diciamo così, di creare dei ponti, e a volte questi ponti non sono... Cioè, questo è il più banale.
e questa è la rima baciata, amore cuore. Poi se io metto la rima sparsa per la strofa successiva, chiaro che diventa una memoria, una cosa, ma questo fine di verso, questo verso in ore l'ho già sentito, ma era la fine di quell'altra, quindi non è la rima immediata. E però l'autore ce l'ha messo e ha trattenuto la casualità. Vado avanti. Quello che collega i pezzi in un portfolio, in una serie, in una sequenza, sono elementi di continuità e pesi che dobbiamo registrare quando li vediamo, perché per esempio me li metto sul tavolo, se il mio assetto è quadrato è un conto, se il mio assetto è orizzontale è un altro, per cui l'architettura e anche la statica e la dinamica di questa sequenza è diversa se io ho una colonna verticale, un quadrato, una nuvola o qualunque altra forma abbia deciso di mettere. E non è che giochiamo a Mahjong, è che deve essere il mio progetto quello. Chiaramente ci sono elementi formali, non vi faccio un listato, cioè c'è il listato delle possibilità, ma insomma, e ci sono elementi narrativi, cioè io posso sequenzializzare, agganciare i pezzi attraverso il ricorrere di elementi formali, il ricorrere di elementi narrativi. Ci sono cose che forse è bene evitare, che ne so, ci sono delle posizioni all'interno della matrice dei pezzi che non vanno granché bene, ci sono alcuni pezzi che pesano troppo esternamente e danno all'occhio la sensazione di cadere fuori dalla matrice. Ci sono pezzi che hanno bisogno di un completamento e hanno perciò stanno meglio vicino a qualcosa che gli offra un'apparenza di continuità. Faccio per dire, se una foto al vivo comincia con un'oscurità molto forte o con una parte molto chiara, che una campitura chiara, se a sinistra l'oscuro sta vicino a un oscuro, questo oscuro sembra quasi che passi da una foto all'altra. Se invece ho una faccia, sto oscuro chiuso qui dal frame e sta faccia fanno un effetto strano, che non vuol dire che è bene o male, ma io devo sapere che questo effetto l'ho gestito e non è lui a gestire me. Ci sono una serie di... chiedo scusa perché probabilmente il mio nuovo PowerPoint di Office 2011 mi ha sostituito i caratteri e mi ha un po' svaccato gli a capo, però vabbè, insomma. Ognuno ha le sue compulsioni sulla grafica. Questo, per esempio, è un listato di una serie di possibili progressioni, che tra l'altro viene da un manuale di grafica, cioè di illustrazione, non di fotografia. Questo è il motivo per cui quando uno mi chiede che libri devo leggere, io sono sempre molto in difficoltà, perché dopo aver letto, insieme a leggere tutta la sacra bibliografia sul fotografico, dovresti occuparti dei fatti tuoi, più possibile. Dei fatti tuoi, di quello che ti interessa, ti piace e ti coinvolge, perché da lì sicuramente troverai molti più stimoli e spunti per il tuo lavoro fotografico, che non dalla manualistica, che pure va letta, pure in qualche modo non puoi ignorare. Per cui magari trovi che ci sono delle cose interessanti in un trattato di strategia militare cinese del Medioevo, piuttosto che nell'ennesimo libro su come si fanno le foto. Allora, da questo libro di grafica ho tirato fuori il modo in cui le illustrazioni di un progetto grafico possono essere sequenzializzate. Ho visto che funzionava perfettamente, ho tolto un paio di cose, ne ho rimesse delle altre, e va benissimo. Allora, per esempio, tu hai la possibilità di fare una sequenza, vado da sotto, una sequenza ordinata in base all'importanza delle informazioni. L'abbiamo detto prima, per esempio la concentricità di una sequenza. Tu hai delle immagini importanti e pian piano hai delle immagini sempre meno importanti, ma collegate al tuo tema,
che possono trovarsi alla periferia della tua sequenza o collegate, diciamo così, radialmente. Però tu sai che intanto hai dato un principio d'ordine al tuo lavoro e poi lo hai modificato. Stessa cosa la puoi fare in questione attraverso la temporalità, l'abbiamo vista col cane. La complessità, questo è anche molto interessante. Foto semplici e foto complicate, foto piene e foto vuote. Poi il pieno e il vuoto non sono automaticamente semplici e complicati, c'è un vuoto molto complicato e un pieno molto semplice. E così via. Sapere che esiste una scalarità non vuol dire avere tutto di tutto, non è che quando andiamo a fare la spesa non è che dobbiamo riempire tutto quello che non dobbiamo prendere tutto quello che si può prendere, dobbiamo prendere quello che ci serve. In fotografia tenderei a dire che è più facile comportarsi non da chef che fa la spesa, ma da chef che cucina con quel sistema che in America chiamano Frankenstein cooking. Cioè apro il frigo, vedo che è rimasto e con quello faccio un piatto che non c'era. E beh, in fotografia, avendo a che fare col caso, è un po' più così, no? Dicevo, la photo story è un esempio di disposizione lineare. Le costruzioni, le installazioni come queste di Masao Yamamoto, che è uno dei più raffinati autori di questo tipo di installazione a nuvola, a sciame, è esattamente l'esempio opposto, no? Attenzione alla obbligatorietà della vicinanza, cioè se io faccio una sequenza è un conto, ma se io chiudo delle coppie o dei trittici o delle serie e le costringo a convivere in un certo modo, in un certo ordine, e io mi sono addossato una responsabilità molto grossa, che è appunto quella della creazione di un effetto terzo. Perché tra due pezzi che si appartengono obbligatoriamente si deve creare una certa continuità. Se non l'hai intravista tu, la intravedrà per i fatti suoi il pubblico e probabilmente non ti potrebbe piacere necessariamente quello che esce fuori. Dittici, politici, trittici, insomma, sono... Qui, in fondo, la sequenza dovrebbe interagire di più con i problemi dell'audience, per esempio cosa si fa quando si hanno dei formati diversi. Queste sono tutte cose sulle quali io non mi voglio fermare perché mi voglio concentrare un po' sui lavori. Quindi, come dire, scorro un po' le diapositive. Chiaramente alcune cose funzionano, altre no. Ah, è bello, se andate su Pinterest potete trovare anche questo tipo di soluzioni qui, insomma. Queste sono puro arredamento, una signora che dice le foto di casa come me le appendo? E avete degli schemi strepitosi, utilissimi. La signora ci fa il muro delle scale, ma voi ci fate una mostra, ci fate un... Guardate, una delle cose che... È molto elegante, questo, l'effetto mensola. L'ho visto molti anni fa a Paris Photo per la prima volta, ho detto, ma voi dite, ma tu l'hai vista a Paris Photo pochi anni fa, cioè questo esiste da quando esiste l'uomo, benissimo. L'idea di fare una piccola staffa, poi oggi che lo facciano pure la Marella lì a Real Time TV, vabbè, un'altra questione. Una staffa bella lunga anche, dove le immagini sono appoggiate, anziché appiccicarle per forza a parete, è uno splendido modo per ovviare anche al senso di, innanzitutto per mettere in bolla i pezzi, che è una di quelle cose sulle quali si fanno i corsi apposta, ma, per l'amor di Dio, è una cosa che non si può vedere. E poi per dare un po' di naturalità alla fotografia. Quanti collezionisti smagatissimi non appendono più i pezzi e li lasciano a terra appoggiati alla parete? Col pezzo grande si può fare, col pezzo piccolo è già meno consigliabile, per cui diciamo che questa mensola aiuta
spesso a trasferire a un'altra quota quello che si fa con la terra. Questo deriva dalle pratiche artistiche degli anni 60, e in particolar modo all'arte povera, non soltanto quella italiana ma anche Joseph Beuys, però poi è diventato un vezzo. Però è un'altra maniera per pensare il lavoro. Vabbè, adesso non mi metto a fare discussioni, ci sono schemi specifici di musealizzazione, di espositività, che cozzano tra di loro. La quadreria, il tutto pieno, io l'ho visto fare alla Maison Européenne della Photographie, ancora si fa il tutto pieno, non si vede niente, cioè tu non guardi nulla, però è un senso di pienezza. Poi anche la possibilità invece dell'esposizione, come si faceva negli anni 90, il white cube, la setticità più totale. Oggi si fa qualcos'altro. Ad Arles qualche anno fa David Armstrong ha fatto aveva una sala molto bella, molto interessante dal punto di vista allestitivo. Le fotografie mi interessavano tre spanne sotto, ma l'allestimento era veramente straordinario, anche perché alcune volte non c'era neanche il vetro, c'era proprio questo rotolo di acetato che si disponeva un po' sopra le stampe, che sembrano buttate lì. In realtà è molto accurato questo dispositivo, dove alcune volte il passepartout cede, vuoto, oppure la stampa non aderisce. Insomma, ci sono delle situazioni nuove. Ecco che dicevamo prima, no? Concentrare lo sguardo sull'oggetto, scusa. Cioè, per vedere una foto che ha una forza notevole, ieri parlavamo di questa cosa, cioè, non si può parlare al telegiornale di uno che è stato sgozzato in mezzo alla strada, in mezzo a le notizie su Pippino e Pippina e su, non so, no, i consumi sono aumentati. No, fermo, buio, silenzio. Ma avete capito cosa abbiamo detto o ve lo ripeto? Cioè, tu non puoi dare una notizia cruciale fuori da ogni parametro, come se fosse una cosa qualunque, perché passa il messaggio che è una cosa qualunque, che si può sgozzare qualcuno con la mannaia. Domani andiamo, proviamo, workshop, sgozziamo i soldati in borghese con un macete. Allora, una foto come questa garantisce, con tutto quel silenzio attorno, già se la prendi così è forte, se la prendi in quel modo è ancora più forte, e quindi tu puoi decidere che il tuo lavoro è quello, o una pagina del tuo lavoro è quella, e devi avere la coscienza di questa scelta. Poi vabbè, qui siamo molto oltre, qui il portfolio è già mostra, sempre Arles, dove veramente mettono in mostra i pezzi in maniera magistrale. Tenete presente la possibilità di non avere uno sviluppo lineare. Questa logica e la logica del libro sono reciprocamente esclusive. Questa logica non è la logica libro. La logica libro non può essere costruita così. E non mi dici che apri la doppia pagina e c'è questo, perché questo, quando ci sei dentro, è questo. Col libro sei qui, o al massimo qui. Hai una gestione completamente diversa della centralità dell'oggetto e la tua. Vabbè, scusate, qui veramente faccio notare che a volte i montaggi, quando uno vuole fare veramente lo sbrasone, che vuole fare il lavoro quello, cerca delle matericità molto estreme, no? In questo caso la stampa, il retro di alluminio 10 decimi, davanti il silicone a pH neutro,
sopra il plexiglass, pesa l'ira di Dio, costa l'ira di Dio, se la vai a commercializzare fa fare a tutti i mercanti e a tutti i collezionisti, però se poi l'attacchi su un pannello di cartongesso c'è caso che crolla la vite, se sfonda il plexiglass e butti tutto. Cioè, devi anche tenere presente che certe volte, questo è successo purtroppo a Lucca qualche tempo fa, devi essere in grado di gestire o co-gestire con i curatori l'assetto allestitivo del tuo lavoro, perché se tu l'hai scelto difficile, lo devi seguire. Se hai deciso di usare dei materiali fragili, devi assicurare o ti devi far assicurare su come vengono messi in opera. Però io qui devo essere corsivo, perdonatemi se non mi soffermo troppo, perché in realtà la parte che riguarda il portfolio è la prima. Questa è un di cui, importante, ma è un di cui. Finisco. E poi cominciamo a vedere un attimo due o tre cosine sulla realmente. Il senso e il montaggio, cioè il senso di questa operazione, quando Sugimoto realizza la sua serie Architecture, lavorando in banco ottico, non gli puoi dire neanche che sia stato disattento alla messa a fuoco. È una scelta per cui non puoi prescindere da questo elemento. La messa a fuoco non precisa dipende dal fatto che, statement di Sugimoto, si vuole vedere l'architettura modernista come se fosse ancora un sogno di un architetto che sta per disegnare il domani, il nostro ieri. Per cui Sugimoto non fa altro che fare un gigantesco viaggio per il mondo fotografando i capolavori dell'architettura razionalista in questo modo. Bene, allora uno dice grazie, facci vedere il lavoro. A Chicago, al Museo d'Arte Contemporanea, la mostra era allestita così. Cioè, ogni singola stampa, che era grande come mio figlio, cioè, un armadio alto più di me, era montata su questi giganteschi passepartout, e i passepartout dentro a delle gigantesche cornici con un forte aggetto, molto minimaliste, che ricordavano molto l'architettura di cui si parlava, e tutto ciò, vetro antiriflesso naturalmente e così via, tutto ciò era montato su singoli pannelli autoportanti che erano dei plinti di carattere assolutamente minimalista e tipici nella loro, se li vedete da dietro, di una certa architettura che si ispira comunque ai maestri del razionalismo. Insomma, la mostra era non solo la foto, la dimensione, la posizione, il montaggio, l'allestimento e l'architettura stessa della foto. Per cui tutto era rafforzato ed amplificato all'infinito, perché in questi casi non è mai una questione di più, ma è una questione di per. Fotografia non più passepartout, più plinto, ma fotografia per passepartout, per plinto, per dimensione di stampa, per qualità di stampa. Quindi è un moltiplicare l'effetto, non un aggiungere elementi. Bello, perché poi cerco di disfarmi del telecomando. Ma non. Un esempio molto più stupido, questa famosa foto di di Ray Metzger, di Ken Josephson, che è stata usata da Stephen Shore per il suo libro, che poi da noi è stato riintitolato Lezioni di fotografia o qualcosa del genere, pubblicato da Phaidon, che è uno dei libri più importanti che si possano leggere sulla fotografia. Questa è una bellissima fotografia concettuale degli anni 70. Immaginatevela così. Cambia, no? Cambia parecchio. Tu hai già la sensazione di qualcosa di un po' più ingessatino, di un filino meno easy going, no, già c'hai la sensazione che ti devi comportare in un altro modo rispetto, già gli dai del lei, no? Immaginatela così, gli dai del voi, e sbagli l'approccio, per cui anche cercare il modello di riferimento alto non è sempre detto che sia la cosa che funziona meglio.
Cioè, non è che più è di qualità, più è di pregio, di prestigio l'allestimento, meglio è. A volte devi semplicemente capire che stai dicendo e trovare la cosa giusta. Può darsi che, per esempio, Esko Mannikko, che è un fotografo finlandese, si fa le cornici con del legno di recupero. E qui ci starebbe splendidamente. Ok, poi in rete trovate una serie di cose sulla creazione del portfolio, sulla costruzione del portfolio, ma in rete trovate anche una serie di elementi di continuità con la giornata di oggi. Se vi va e avete piacere, teniamoci in contatto. Io ora, di solito questa sarebbe la schermata finale, ma preferirei concentrarmi un istante su quello che abbiamo fisicamente qui, o virtualmente qui, perché qualcuno ha del materiale virtuale. E posso richiederti, posso maneggiarle? Quante sono? Non lo sai. Sì, certo. Se volete mettervi, allora, hanno un ordine? Questo. Allora, le mettiamo, hanno un a capo? Vanno a capo in qualche momento? Sì. Sì. 3-4 pezzi per volta, quanti? Aspetta che... Scusa? No, in realtà no. Non hanno un a capo specifico? Ok. Allora vado io a capo, mi scelgo una dinamica che mi funziona. Allora, diciamo che stiamo andando a una lettura di portfolio. Simuliamo? A seconda di che tipologia di lettura di portfolio è, ci possiamo trovare nella condizione di sentirci dire che sono delle buone foto. Che... Sì. Sì. Va bene. Posso mettermi un attimo dalla parte di là, così ho una percezione un filino meno ricostruita mentalmente. Ora, c'è un livello, come dicevamo prima, tecnico, che uno deve esplorare, come sono gestite le complicatissime luci degli spettacoli dal vivo, e sono gestite molto bene, no? C'è forse qualche alta luce un po' bruciata lì, non è necessariamente non è necessariamente detto che si debba leggere il dettaglio nelle ombre, perché a volte devi capire cosa stai esponendo, per cui devi scegliere, fare una scelta drastica. Dici tu il racconto. Il racconto è un racconto se è impostato in termini, diciamo così, narrativi o narrativamente, ti dico comprensibili, ma rintracciabili. Ora qui, essendo tutta una serie di foto singole, da singoli momenti, singoli eventi differenti tra loro, tu puoi aver più che impostato un elemento narrativo, puoi aver creato una sequenza che ha un suo sviluppo, però non puoi, come dire, è difficile così dire che c'è un racconto. È più una progressione. Poi magari tu, se dai uno statement a voce, mi dici qual è il tuo obiettivo, cosa avevi fatto, cosa avevi cercato di raccontare, qual era il tuo, chiamiamolo con i tuoi termini, racconto. Cercato di fermare a livello di immagine un momento in cui ci sia più l'espressività del cantante, oltre a, siccome non è percepibile la musica, certo, ma più o meno possono essere persone che la gente può conoscere come autori, come musicisti. Sì. Ho cercato più di rendere un loro momento emotivo,
a livello visivo. Un loro momento emotivo caratteristico o fotogenico? Perdonami, la differenza è un po' rozza, però per farmi capire, è il loro, è, come dire, hai colto di loro quello che ti è sembrato essere l'aspetto che li caratterizza, o dei vari scatti che hai preso, quello più espressivo è questo, quello più espressivo è quello, più, e così via, al di là del fatto che di skin ne abbiamo due, vabbè. Sì, no, che li lega insieme, dei momenti di espressività che non fanno, che non siano riconducibili al genere musicale, perché per esempio questo, anche se mancano le didascalie, è un cantante dei sud e fa reggae, lui fa country rock americano, questo è un cantante italiano, fa rock, Vinicio, non so come si possa definire meglio. Cioè, sono generi diversi che però a livello espressivo hanno una base comune. Ok. Tu però, diciamo così, hai un assortimento di personaggi. Sì. Secondo me in questa sequenza, che tra l'altro dal punto di vista numerico è anche abbastanza ragionevole, 12-15 pezzi possono essere un buon portfolio, per un motivo molto semplice, di meno rischia, il lettore rischia di volertene chiedere qualcuno per capire se ha capito bene, se funziona o non funziona, magari me ne dai due o tre così capisco meglio, con di più, diciamo che ha già capito il lavoro a questo punto, per cui il di più ingombra, ma potrebbe ingombrare, e questo è più maneggevole. Allora, in questa quantità c'è un certo assortimento e una certa capacità abbastanza riconducibile a un tuo modo, se questo è il tuo modo, e lo si vede. Però forse è l'articolazione che vorrei vedere di più. Cioè, cercare di non solo avere una galleria, ma usando la galleria di ritratti o di gesti o di situazioni, perché chiaramente questo è un fuori scala rispetto agli altri, questo anche, e vederli alla fine mi fa quasi pensare che si stia facendo qui troppi busti per poi vedere solo due altre cose. Per esempio, anche in questo caso, ok, ci sono loro, ma se tu vedi la metà dello scatto è gente. E infatti manca il collegamento tra, diciamo, un primo piano e un... È come se qui io stessi sotto al palco, anche se in realtà non è sempre stato così. Mm-hmm. E poi sto nel pubblico e ti faccio rivedere la stessa cosa dal pubblico. Quella è una possibilità. Quella è una possibilità. Mancano le altre foto, purtroppo. Quello che manca non importa, perché manca comunque qualcosa. Sì. Manca un collegamento tra questo mood e quel mood, o anche tra questo e quello. Di nuovo, dove sta, per esempio, la scatoletta aperta? Non so se mi sto spiegando. Per esempio il piano d'ascolto, come si dice in gergo televisivo, cioè tu vedi chi è in onda, ogni tanto il regista chiede il piano d'ascolto, il cameraman va sul pubblico. Allora, in questo caso ne abbiamo una specie, uno che può essere una specie, e che però è un ottimo intervallo, è un'ottima intercapedine narrativa, non è il pezzo finale, è un ottimo... disco intervertebrale, non saprei come definirlo, cioè più che una pausa è un dinamizzatore, cioè crea anche una dinamizzazione dello sguardo, perché incominci a spostarlo questo sguardo, lì è uno sguardo monotono, dopodiché incomincia a diventare la qualunque, allora dici portamela prima, e anche la posizione adesso nella serie così come sta messa, anche forse mi sarei scelto delle posizioni
che entrano più in dialogo tra di loro, una foto sinistra e una destra, due schiene rivolte l'una verso l'altra, non so, qualcosa di che crea più un effetto terzo e non necessariamente il pezzo singolo. Inoltre, questa è un'altra questione, se due foto hanno il bordo, tutte le foto hanno il bordo, se 10 foto sono al vivo, 12 foto sono al vivo, cioè non, per un semplice motivo arriva quello che ti chiede perché quelli hanno il bordo e a te ti tocca rispondere perché me l'hanno stampata male o non mi sono spiegato bene o quello è un altro service. No, perché è una prova, perché viene come... Qualunque sia il motivo, non importa, capiscimi, non qui... Non si può presentare una cosa che non ha un senso, se non ha un senso, no. Se tu dici quella col bordo è l'inizio, allora è anche la fine, oppure quelle col bordo stanno a punteggiatura, una qui, una là, una sopra, una sotto, oppure sono un piccolo cluster, cioè un piccolo gruppetto conchiuso all'interno, dove cambia per un attimo l'atmosfera e poi ricomincia quello che... Però deve esserci qualcosa di diverso dentro, cioè, capito cosa voglio dire? Non puoi portare un lettore di portfolio per l'orecchio dentro al tuo studio, è un altro gioco. Andare a studio vuol dire vedere la qualunque, vedere le cose in corso d'opera, a parte il fatto che spesso e volentieri gli studi aperti sono quasi peggio che non delle letture di portfolio, per cui dentro uno studio aperto devi rimettere a posto tutto il gran caos nel quale magari stai lavorando, perché sembri comunque un caos ordinato e porti verso il tuo lavoro, e il tuo lavoro comunque deve essere, visto che stai a casa tua, messo in maniera convincente. Capisco cosa voglio dire? Che se tu vuoi apparecchiare quei piatti tutti diversi, è il tuo stile. Se tu all'ultimo arriva uno importante a casa tua a pranzo e tu pigli la qualunque, si capisce che non è il tuo stile, ma è semplicemente che se sono sporcati i tuoi piatti, no, è un'altra cosa. No, cioè, sono amici quelli, insomma, professionisti con i quali stai parlando. Così quella è una cosa che deve avere un senso, altrimenti è un attrattore strano così. Sequenzializzazione, secondo me, assortimento da ripensare, sequenzializzazione da riorganizzare. Tecnicamente c'è, però, appunto, il tuo statement funziona nella misura in cui alcuni personaggi mostrano chiaramente quello che dici te, con altri diciamo che forse si vede meno. Un progetto poteva essere quello di, come in parte hai detto te, ma questo è un progetto un po' ghirriano, vedere un cantante che ha uno stile muoversi come se non avesse quello stile ma un altro, cioè vedere una cosa come non è o come qualcos'altro. Quello è un progetto, però se uno non ci va per farlo non se ne porta via le foto che servono a quel progetto. In questo caso invece, cercando semplicemente l'espressività dei singoli personaggi, io personalmente rivedrei tutti gli scarti di questi servizi, li rivedrei tutti. Sono sicuro che c'è qualcosa che funziona di più, qua e là. In alcuni casi no, sono quasi sicuro che va bene, però forse qualche scarto me lo... Gli scarti sono... non ho avuto tempo di aggiungere questo PowerPoint di 120 immagini. Quando si fa selezione, bisogna avere una cosa in testa. Bisogna levare i doppi e cercare di tenere... di arrivare agli irrinunciabili. Ma tenersi tranquillamente da una parte, non mettere mai dentro il cassetto gli scarti, perché quando hai trovato il nucleo della tua selezione, tra gli scarti ci sta sicuramente qualcosa che ti è utile. È che tu stai cercando due cose, non puoi cercare due cose insieme. Prima trovi gli irrinunciabili e tra quello che hai scartato perché è rinunciabile vedrai che poi il completamento ce lo trovi. Qui secondo me negli scarti di ogni singolo servizio, su ogni singolo concerto, noi troveremmo qualcosa. Dovremmo però trovare quali sono gli irrinunciabili. Anche le architetture non sono tutte come un tempo, non erano il muro e tutto portante. Oggi ci sono i pilastri, per cui hai alcune foto che sono i pilastri e gli altri sono i tramezzi, per cui sono spostabili. I tramezzi te li giochi come ti pare, i pilastri ci devono stare.
Perciò prima ti trovi i pilastri e poi vai per i tramezzi, per cui riprendi gli scarti e riprendi e ricapisci se, se questa non sia meglio di quella, perché forse è meno espressiva, però aiuta, perché cambia un po' la situazione, dà un sapore un po' diverso. E di più posso dirti che, appunto, avendo da aggiungere parecchio qua e avendo da dovendo rimanere entro i 15, diciamo, pezzi, forse io lascerei cadere qualcosa da lì. Che tu dici, vabbè, ma io ho visto più concerti. Conosco gente che ha visto ieri 10 concerti, poi alla fine se deve fare un book, deve fare un book. È più un book che un portfolio, però, perché è più assortimento che progetto, però, insomma, e ha queste direzioni di crescita possibili. Tecnicamente mi sembra che, a parte poche cose, si funzioni anche molto bene, per cui tecnicamente, fotograficamente. Oh, l'altra cosa che, visto che avevate questa possibilità di portare materiale fisico, avete visto che l'oggetto fisico può essere, come dire, capito in ciò che ha di buono, ciò che ha di migliorabile, se avete la pazienza di... Voi avete pazienza 5 minuti ancora? Perché io non lo so se avete... Io avrei esaurito il tempo a mia disposizione, però ci sono un paio di pennette con del materiale. Sì, adesso però un paio di persone me l'avevano proposto. Adesso vediamo se riusciamo entro l'ora del tè. Che è successo? Grazie. Posso... Sì. Certo. Sono nell'ordine? No, aspetta. Bisogna rinominarle perché... Sono numerate. Lo so, però 2, se fai 02 la mette nell'ordine, se no non me le mette in ordine. No, invece ce la fa. Allora, vediamo un attimo. Questo... Questo lavoro sulle Paralimpiadi è fatto da 15 pezzi e si apre così. Allora, chiaramente qui ci starebbe bene qualche osservazione da parte di chi ha una consuetudine con, diciamo così, con la pratica del reportage che non è proprio il mio demone. Però chiaramente in questo, anche qui io guarderei metterei un po' mano agli scarti. Non è completo. No, non è completo, ma è anche ridondante. Cioè, non solo manca qualcosa, ma c'è anche qualcosa di troppo.
Ci sono situazioni, al di là delle... sì, al di là di fotografie troppo diagonali, questa ci può stare, questa mica tanto, perché comunque la situazione è dinamica, su questo non c'è dubbio, però c'è una pendenza e c'è una diagonale che poi diventa davvero difficile da... Sì, è chiaro che il corpo del... Ecco, guarda, per darti un'idea, il corpo dell'uomo al centro, l'asse tra il pallone e la ruota della sua carrozzella, potrebbero ragionevolmente trovarsi in posizione verticale. E già questa potrebbe essere un aggancio che l'occhio legge come regolarità e dà serenità a una lettura diagonale che già non è naturale. Questa è una cosa che, per esempio, spiegava un maestro del Novecento, che era l'art director di Harper's Bazaar, un tal signor Alexei Brodovich, lo scopritore di Avedon, signore qualunque. Se tu hai un buon lavoro, un buono scatto, questo non te lo permette perché la ruota sta troppo bassa, però se la foto è discreta ma ritagliata e girata è migliore, ritagliala e girala. Il problema non è se tu hai colto nel negativo tutto e solo nel negativo tutto, cioè o tu te chiami Weston e hai come obiettivo, cioè lavori con la previsualizzazione, lavori col banco, lavori con certe cose che ti permettono questo, o te chiami Cartier, diventa un virtuosismo che il negativo sia esattamente ciò che è al meglio anche nella stampa. Se la stampa è migliorata da un... migliorata nel senso che migliora la chiarezza di quello che stai dicendo, la forza di quello che stai dicendo, e se per farlo ti tocca girare un po', mettere un po' a posto, sistemare, riquadrare, non c'è un motivo per cui tu non lo debba fare. L'unico, chiamiamolo così, peccato è che non lo faccia tu, come la selezione. Cioè, se è un tuo lavoro di comprensione del tuo lavoro, modifica e riadattamento alle tue richieste, non vedo perché non debba essere ancora a tua firma. Perché io da fotografo ho fatto, poi quell'altro è stata una furbata da grafico. No. Allora che significa fare il titolo giusto? Cos'è? Una furbata da letterato? Non mi quadra. Fare la giusta cornice cos'è? Una furbata da falegname? Usare il vetro antiriflesso è una furbata da vetraio? Boh. Qui c'è un po' un'antitesi tra gli scatti posati. La verità, quella dopo la protesi, cioè quella col bambino veniva dopo quella con la protesi, cioè la protesi. Quindi non è la numero 8, quindi, ma è la 2. Sì, non so perché. Però questa, per esempio, perdonami, l'effetto che ha questa foto quando è la 8, ti dirò, è molto più forte che non avendo una sequenza di questo tipo. Questa è una rima baciata un po' così, no? C'è la gamba, c'è l'uomo con la gamba. Se invece io me la ritrovo in giro, dico, ecco dove andava a finire quel padrone. Però, paradossalmente, io invece di interessarmi della gamba, che mi sarebbe sembrato... è ragionevole rintracciare addosso a qualcuno, in quella foto mi sono distratto per il tipo di foto che così è, il ritratto posato, sereno, che fa un po' contrasto e racconta una storia a parte rispetto a quella della gamba. Cioè è come se vedendola in azione la gamba
ti venisse in mente che forse era il caso di poi di cambiare discorso. Perché? Perché in qualche modo tutte le altre foto non sono legate a, cioè come dire, ti danno la sensazione di vedere in azione le persone, di vedere quello che avviene, e quindi come loro cosa loro fanno nell'agire normalmente da svantaggiati nello sport, altrimenti. Il, diciamo così, quel tipo di immagini, tipo questa o quella di prima, sono un po' dei così degli intermezzi che però dei tanti intermezzi che potevano esserci sono quelli che come staccano la corrente a una certa tensione. C'è una tensione agonistica che diciamo così ci guadagna ad avere una continuità. Questa potrebbe essere un'altra sezione, una piccola sezione a parte di ritratti che magari poi riprende quello che c'era prima, però come dire, meglio che stiano accanto, cioè che non vadano a rompere una certa tensione agonistica che si percepisce. Penso io, così al volo vedendole la prima volta. Se posso spegnere, posso chiudere questa sequenza, ce n'era credo qualcun'altra? Sì. Intanto ti ringrazio. Ringrazio chiunque abbia presentato del materiale, anche quelli che non lo hanno fatto, perché so che lo avrebbero potuto fare. Ti posso restituire la penna? Grazie. Questi sono di finiti. Dunque li trovo. Aspetta. No, non è questo. Portfolio 1? No, corto questo, sì. Ok, allora. Argomento? Avvertenza in verità, contrapposizione tra diritto all'amore e diritto alla salute. Ci mettono un po' a caricarsi questi perché sono dei Photoshop. Allora, e questi andrebbero, per esempio, questa è una dimensione inaccettabile per questo tipo di materiale, cioè questo dettaglio deve essere leggibile. Per cui io sullo schermo non lo vedo, per cui quando devi presentare questo materiale deve essere presentato in forma tale che si possa leggere tutto ciò, come lo vedo io ingrandendo. Ora, la mia domanda è, nel momento in cui, diciamo così, non è immediatamente percepibile che una delle due appartenga alla rivendicazione di tipo lavorativo, all'altra alla rivendicazione di tipo ambientale, chiamiamolo così, almeno... lo si intravede ogni tanto, poi in realtà però non... in più ci sono un po' di... cioè, per esempio, un volto tagliato qui e un volto sopra tagliato quasi a comporre un volto unico, però con evidenti differenze prospettiche. Cioè, quando poi c'è un volto tagliato qui che sotto c'è un nero, lì il dittico, dal punto di vista anche... se è vero che questa linea va abbastanza bene tirandola su con questa verticale, poi però ci sono un po' dei cioè il dittico, lo dicevamo prima, ti vincola tantissimo.
ti mette molte, ti dà un, sì, non ti permette ad esempio di, quello che noi abbiamo fatto qua, per esempio, avremmo potuto lavorare facendo slittare i piani in modo che magari qualche linea proseguisse non esattamente a continuazione verticale, a pilastro, ma a mattone, per cui cadendo la fine di una foto a metà dell'altra non hai mai la sensazione che ci sia una specie di ambiente quadrato di cui quello è il sopra e quello è il sotto. Avendo i mattoni, per così dire, facendo una cosina a mattoncini, se hai una linea puoi farla continuare in quella sopra o anche no, e per lo più ti puoi permettere di lavorare sull'orizzontalità, perché basta che noi stacchiamo un po' la linea di sopra dalla linea di sotto e abbiamo un serpentone che va a capo senza l'obbligo di andare a cercare le relazioni in verticale. Qui, quando tu metti i passepartout con dentro i dittici, o peggio ancora la carta libera con i dittici, tu c'hai la sequenza di lettura, perché tutti noi leggiamo orizzontalmente, se poi vai in Giappone no, se vai in Israele ti tocca fare la cosa, ma la sequenza ordinaria di lettura, contraddetta poi dalla verticalità dei singoli pezzi, quella linea poi va a pescare sotto, non trova, insomma, si incasina un sacco tutto. Allora, o sono molto, molto accorte accorti gli accoppiamenti, e per esempio, indipendentemente se sopra c'è la salute e sotto il lavoro, puoi anche mescolare le carte. Per esempio qui è vero che è molto banale, però io mi sarei messo il cielo sopra e quel tutto pieno sotto, per vari motivi, probabilmente proprio visivi. Sì, ho un po' di... cioè, qui l'argomento è importante, per cui è vero che quello che stiamo dicendo è forse una preoccupazione di carattere un po' troppo formale, però io non posso credere che si debba rinunciare a qualcosa solo perché è un argomento importante. Allora, se è un argomento importante e la testimonianza, il racconto, la presa diretta conta più che non il linguaggio fotografico che la trasmette, allora pezzi sciolti e trovarsi un editore, rapidamente venderli ai giornali, altrimenti elaborare un discorso in cui la forza del linguaggio equivale alla forza degli argomenti. Cioè il linguaggio, paradossalmente, se io fossi uno che per esempio ha profondamente in odio, perché magari, che ne so, sono uno che ha una fabbrichetta e fa la sua brava quota di inquinamento per i fatti suoi, e facessi per secondo lavoro il critico di fotografie, e comincerei a dire, ma qui c'è la stessa incongruenza che c'è nelle manifestazioni, e non vi siete ancora capiti, non si capisce il sopra e il sotto, si danno torto l'uno con l'altro. Scusi, ma qui veramente... Allora, tu capisci che un'argomentazione forte ha bisogno di una forma forte. Non come il pennello cinghiale, che c'ho una superficie grande, ho bisogno di un pennello grande. No, ho bisogno di un grande pennello. Cioè, un'argomentazione forte ha bisogno di un forte linguaggio. Non solo fotograficamente, o anzi, non solo tecnicamente o dal punto di vista proprio del dove vai e cosa guardi, ma anche del come presenti, cosa presenti, e potenzialmente anche a chi. Inciso. Quando poi sei molto bravo formalmente, devi essere sempre molto schermato, cioè devi avere le spalle larghe, perché ti incominceranno subito a dire, troppo leccato, Salgado, per dirne uno, no? È grave quello che dici, però, figlio mio, st'estetizzazione della sofferenza, del lavoro, sottopagare tutto il resto.
Lì è un... non c'è soluzione. Però per me, datemi 12 milioni di Eugene Smith, 12 milioni di Salgado, datemi quel problema e non l'opposto. Cioè, non uno che ha una cosa importante da dire e un modo non urgente di dirlo. Per cui, poi, non sto dicendo che questo è esattamente così. Qualcosa funziona, non è che sto dicendo, no, no, tutta puttana. Non faccio questo, non faccio il critico in quel senso. Molta gente pensa che il critico non faccia altro che criticare. Quello, se lo fa, ha un problema psicologico che deve risolvere a pagamento da uno bravo. Se invece fa un lavoro di, come dire, di crescita insieme a chi in quel momento è con lui davanti a un lavoro, non ha il problema di lasciarsi andare una frase negativa accanto a una positiva. Ed è chiaro che, per esempio, il doppio partito salute-lavoro è molto importante, è fondamentale, e proprio perché tenerli insieme, tenere insieme la loro discrasia, la loro impossibilità, forse va capito meglio anche in termini formali. Cioè, deve essere forse più forte la sensazione di avere due discorsi obbligatori che si autoescludono. Il dittico deve dare la stessa sensazione che ti danno le cose. Cioè, dovrebbe, potrebbe, una delle strategie possibili sarebbe questa. Cioè, la sensazione di due foto urgenti in contrasto, in conflitto, in incomprensione reciproca, non buone l'una per l'altra. Allora, quello che stavo dicendo prima, lo ribalto, non mi serve neanche più che si sposino meglio, mi serve che si escludano meglio a vicenda, e che l'una sia più chiaramente dell'un tema e l'altra dell'altro. Se poi, per ottenere l'effetto migliore, ti tocca spostare la salute in basso, il lavoro e il lavoro in alto, in una o due, non importa. Uno fa, ma manca qualcosa. Sii gentile. Signori, io credo di avervi veramente rubato un sacco di tempo e vi ringrazio moltissimo perché siete stati molto collaborativi. Chiaramente, se ci sono domande al di là di quello che è già uscito, io sono a disposizione, non so quanto possa abusare della pazienza di tutti, ma anche privatamente, come volete. Se ci sono domande pubbliche, chi ha tempo può trattenersi. Perdonami. Dare un'occhiata anche fuori dal contesto. Dopo sì. Se non avete altre domande, vi licenzio. E vi ringrazio. Il prossimo seminario è...